bentrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, mercoledì 26 aprile, partiamo puntuali come sempre. Alle 12 saremo insieme fino alle 14.30 con tanta informazione, collegamenti con le troupe sul territorio e poi un'ora di dibattito politico in vista delle elezioni comunali. Vi ricordiamo la notizia di apertura, tra poco ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin, c'è stato un duplice omicidio a Borgo Roma, siamo nel Veronese, marito e moglie sono stati uccisi a coltellate, in questo momento è stato fermato il figlio di 55 anni. Si chiamavano Vilma Vezzaro, 73 anni, e Giampaolo Turazza, 75 anni, due pensionati. Quindi c'è questa notizia di cronaca in apertura, poi a breve ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin che si trova sul posto, sta raccogliendo delle interviste. Ma la cronaca ci porta anche nel Vicentino, Fara Vicentino, l'episodio dove è rimasto ucciso un uomo che aveva seminato il panico. Facciamo il punto nel primo servizio di apertura. Le indagini degli inquirenti sulla sparatoria di Fara Vicentino continuano e vedono coinvolti anche i detective dell'antiterrorismo. In queste ore si sta cercando di fare chiarezza su chi fosse Soufiane Boubagoura, il cittadino marocchino di 28 anni che lunedì è stato ucciso dai carabinieri nel conflitto a fuoco in via Crosara, nel quale è rimasto ferito in modo grave anche l'agente di polizia locale Alex Frusti, le cui condizioni di salute sembrerebbero in leggero miglioramento. L'obiettivo degli investigatori è capire se il nordafricano si fosse convertito o meno all'Islam radicale. Boubagoura era arrivato in Italia, precisamente in Campania, 12 anni fa, aveva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla questura di Salerno. Nessun precedente, eccezion fatta per una segnalazione come assuntore di stupefacenti che risale a qualche anno fa, quando era stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. I detective dell'antiterrorismo hanno già individuato l'abitazione di Boubagoura a Villa Raspa di Colceresa, raccogliendo le testimonianze della sorella, del cognato e di alcuni suoi connazionali. Intanto la procura ha avviato un'indagine per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso delle armi a carico del vice brigadiere del Carabinieri che ha ucciso il nordafricano sparandogli più volte. In attesa di ulteriori chiarimenti, la ricostruzione degli inquirenti ad oggi è che Boubagoura sia stato intercettato intorno alle 10.30 in via Crosara. La pattuglia dei carabinieri di Thiene, composta dal vice brigadiere e un appuntato scelto, gli avrebbe chiesto di fermarsi per accertamenti e qui il nordafricano avrebbe dato in escandescenze. I militari avrebbero utilizzato prima il taser per due volte ma senza risultato, forse a causa del presunto mix di alcol e medicinali. A quel punto Boubagoura avrebbe spinto a terra l'appuntato scelto, strappandogli la pistola d'ordinanza e provando a sparare senza tuttavia riuscirci in un primo momento. Poi il giovane sarebbe riuscito ad armare la pistola sparando ben 15 colpi. La pattuglia della polizia locale Nord-Est Vicentino, sopraggiunta in quel momento, è intervenuta per aiutare i carabinieri, ma tre dei colpi sparati dall'aggressore hanno raggiunto Alex Frusti. Allora, è stata una mattinata difficile per gli automobilisti nelle strade del Veneto, diversi chilometri di coda ad intermittenza lungo la A4 in direzione Milano, poi c'è stato invece un incidente stradale mortale, siamo in A4 sempre, ma questa volta all'altezza del casello di Re di Puglia, uscita obbligatoria, autostrada interrotta perché c'è stato uno scontro tra tre mezzi, due camion, è morto il conducente di un tir del quale non siamo ancora in grado di darvi le generalità. Ad ogni modo il tratto dell'autostrada, tratto compreso tra Re di Puglia, Monfalcone, Ovest Villesse, direzione Venezia, all'altezza del ponte sul fiume Isonzo, uno dei conducenti dei tre automezzi, come dicevamo, ha perso la vita, l'altro è stato portato in ospedale con ferite lievi, chiusa l'autostrada, uscita obbligatoria a Re di Puglia. Andiamo avanti perché è stata una giornata di maltempo, quella di ieri, in diversi città e province del nostro Veneto, pesanti grandinate hanno colpito il Polesine, le situazioni più pesanti che hanno colpito anche l'agricoltura nel Vicentino, soprattutto a Valleone, vediamo.
A Liona, chicchi di grandine grossi come noci hanno colpito e danneggiato le coltivazioni negli ultimi due giorni. Un evento climatico disastroso che, associato alla precedente siccità e alle gelate notturne, ha compromesso il 70% di gemme e piccoli frutti. Grandine che, caduta in questa delicata fase stagionale, comporta la perdita irreversibile delle coltivazioni, mandando in fumo il lavoro di un anno. Un evento eccezionale che ha interessato anche altre zone, dalla bassa padovana e veronese. La grandine in alcune aree ha imbiancato i campi come una nevicata fuori stagione. Il maltempo ha fatto cadere un albero, siamo ad Arquà, Petrarca, leggermente ferite tre persone, ma evidentemente tanta paura nella giornata di ieri, che poi era il ponte del 25 aprile, quindi c'erano tanti turisti per i colli padovani. Un grosso albero è piombato su un gruppo di turisti che ieri aveva deciso di visitare Arquà Petrarca, ferite leggermente tre persone, tra di loro anche un ragazzino. Fortunatamente se la sono cavata con qualche ammaccatura, ma poteva andare molto peggio. Il sindaco Luca Callegaro ha parlato di un grosso maronaro che è caduto a causa delle forti piogge. Le due famiglie di Mirandola, in provincia di Modena, ieri verso mezzogiorno stavano affrontando una passeggiata sui Colli Euganei quando all'improvviso sono state investite dalle fronde dell'albero. Sotto sono rimaste tre persone, tra di loro un bambino. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori del SUEM 118. Le famiglie sono state portate all'ospedale di Schiavonia per le cure e poche ore dopo sono state dimesse in buone condizioni. Oggi pomeriggio in corte d'appello siamo a Trieste, la sentenza di secondo grado per l'incidente in A28 nel quale persero la vita le cugine, lo ricorderete, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. I familiari chiedono giustizia per le due ragazze. Speriamo che mercoledì rimanga la sentenza di 7 anni, sono pochi, però l'unica cosa che ci è rimasta è questa, almeno un po' di giustizia per queste due ragazze. A parlare è Alain Fragasso, papà di Jessica, morta assieme alla cugina Sara Rizzotto il 30 gennaio dell'anno scorso sulla A28. Mercoledì a Trieste è attesa la sentenza nel processo d'appello a Dimitri Trajkov, il 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso e si trova ai domiciliari. Nell'incidente rimasero ferite anche le due bimbe di Sara. I familiari delle due giovani cugine sperano che venga confermata la condanna di primo grado a 7 anni, senza sconti di pena. Speriamo che non ci siano sorprese e dopo continuiamo ad andare avanti, perché l'unica cosa che ci rimane è la Jessica e la Sara vorrebbero così. Chiede giustizia per la figlia anche la mamma di Sara. Io ho tanta rabbia per quell'uomo, ed è chiaro. Io spero che la sentenza ci sia, che convalidano la prima, non sconti di pena, perché comunque quelle due povere ragazze, sia mia figlia che Jessica, devono avere la giustizia che meritano. Cioè, in un minuto hai ammazzato mia figlia, hai ammazzato Jessica, le bambine sono rimaste orfane con lesioni gravi. Io spero che convalidano la prima sentenza senza sconto di pena. Anzi, ma se si potesse dargli di più, guardi, però li deve fare tutti. Allora, ieri era il 25 di aprile, festa della liberazione, si è festeggiato ovviamente in tutta Italia. Andiamo con le immagini a vedere a Roma, Altare della Patria, la sfilata, il presidente è anche Mattarella insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo con le immagini, Mattarella accompagnato da Guido Crosetto, Giorgia Meloni. Ve li facciamo vedere, eccoli qui. Importante e toccante il discorso di Mattarella con la presenza e il ricordo della democrazia che è nata grazie al sacrificio dei tanti partigiani. Ha detto Mattarella: se volete vedere dove è nata la libertà, dove è nata la nostra Costituzione, andate lì dove sono morti i partigiani. La visita anche a Cuneo, la deposizione di una corona ai caduti. Sentiamo per pochi secondi la cerimonia. Pochi secondi per
farvi vedere le immagini della cerimonia di ieri di Roma, ma cerimonie ve ne sono state anche a Treviso, Padova, ovviamente in tutte le città. Ci sono state delle contestazioni nella piazza di Vicenza. Chiedo alla regia di farvi vedere invece Treviso con la presenza del ministro della giustizia Nordio, che era presente sotto la loggia per la cerimonia del 25 aprile insieme al sindaco Mario Conte. Vi dicevo, appunto, contestazioni vi sono state a Vicenza, fischiato il sindaco Rucco, presente a Vicenza anche l'assessore al lavoro Elena Donazan, che era sotto scorta. Ma andiamo a vedere sentire le dichiarazioni del ministro Nordio da Treviso nella giornata di ieri. Grazie. Ora e sempre resistenza, ricordando che la Costituzione è nata dove caddero i partigiani. L'ha ricordato da Cuneo il capo dello Stato Sergio Mattarella, citando più volte le nefandezze dell'oppressione nazifascista. E a Treviso il messaggio a superare le divisioni sembra essere accolto dal ministro Carlo Nordio, smorzando le polemiche che hanno coinvolto esponenti del suo partito Fratelli d'Italia. Io credo che nessuno dubiti tra i miei alleati del partito che il fascismo, l'antifascismo è storia e che la Costituzione è fondata sulla cultura delle forze che hanno contribuito alla resistenza. Può esserci stata qualche voce del sen fuggita in modo pittoresco, ma nessuno dubita, soprattutto dopo le parole della Presidente Meloni di ieri e oso dire anche le mie personali, che non vi è nessun dubbio sul fatto che la nostra democrazia è solidissima e non vi è nulla di più lontano da quella sciagurata ideologia fascista e nazifascista che ha condotto alla catastrofe più grave probabilmente della storia dell'umanità. Il presidente dell'ANPI di Treviso, Giuliano Varnier, sottolinea l'importanza di questo 25 aprile. Credo che questo 25 aprile 2023 sia importante perché anche dalle voci che abbiamo sentito qui questa mattina, le parole del sindaco, le parole del ministro, vuol dire che l'Italia non è solo la Russia. Il governo stesso ha e deve riconoscere che la resistenza è l'atto fondativo di questo paese. Nella piazza di Treviso i festeggiamenti del 25 aprile, alla cronaca, come vi dicevo in apertura, la nostra Valentina Visentin a Borgo Roma, siamo a Verona per raccontarci del duplice omicidio. Valentina, buongiorno, dove sei? Quali sono le novità? Sì, buongiorno Anna, siamo all'esterno del condominio di via Aquileia 22 qui a Borgo Roma, Verona, dove ieri sono stati ritrovati i corpi senza vita dei coniugi Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, 75 e 73 anni. I corpi sono stati ritrovati ieri intorno all'ora di pranzo dalla Guardia di Finanza di Verona, allertata dalla telefonata di un uomo, Osvaldo Turazza, figlio della coppia, 55 anni, che secondo le prime informazioni che abbiamo raccolto avrebbe proprio detto ai finanzieri di aver ucciso i genitori. È stato geolocalizzato, una pattuglia della Guardia di Finanza è arrivata qui e quando hanno aperto la porta dell'appartamento hanno trovato i corpi senza vita. Vilma Vezzaro era nel corridoio, accasciata a terra, il marito già privo di vita in camera da letto. Erano vestiti, non in pigiama, secondo una prima ricostruzione. Dunque il duplice omicidio dovrebbe essere avvenuto la sera del 24 di aprile. In questo condominio tutti si conoscevano, è stato lo shock perché i coniugi Turazza erano molto stimati e ben voluti. Abbiamo raccolto le testimonianze di due vicini di casa che fra poco vi facciamo sentire. Secondo le prime informazioni sono stati uccisi accoltellati, pare alla gola, ma ovviamente sono dettagli che poi verranno confermati, ma non è, perché non è ancora stata ritrovata l'arma del delitto. Il figlio Osvaldo Turazza, 55 anni, al momento si trova in questura fermato come indiziato di delitto, è già stato ascoltato dalla squadra mobile che è intervenuta qui dopo la segnalazione della Guardia di Finanza con la polizia scientifica per i rilievi, è stato ascoltato in questura, sembra avesse anche dei tagli alle mani.
mani, quindi ci potrebbe essere stata una colluttazione, potrebbe aver agito in preda ad un raptus. Erano frequenti le liti con i genitori, come ci hanno raccontato alcuni vicini di casa, che adesso vi facciamo sentire le loro testimonianze e poi torniamo qui per ulteriori dettagli. Lei ha sentito qualcosa l'altro giorno? No, io non ho sentito niente. Non ha sentito niente? No. Conosceva la signora Vilma e Giampaolo? Sì, io conosci con la signora lì, io conosci, ogni tanto va giù con le gatti, simpatica. E il figlio lo conosce? Il figlio conosci, una volta le ho detto la sua figlia, se io lavoro i bauli, ho detto se trovi qualche parte di lavoro, non mi ha detto, però ho detto se io trovi qualche parte io devo dirgli lui, non mi ha detto, però qualche parte. Ma che tipo è il figlio? Lo conosci, sto ragazzo? Però una uomo un po', non so cosa vuol dire, però era, io pensavo c'è qualcosa non va. Mentre li conosceva? Era una persona adorabile. Non ci riesco, sono sotto shock, era mia amica, capito? Mi dispiace. Il figlio lo conosce? Era un po' preoccupata per il ragazzo, per suo sì, figlio? Sì, era molto strano, io lo conosco da 30 anni, però lei era molto riservata, non ne faceva parola, non diceva mai niente, era una persona stupenda. E anche il marito? Sì, una bella coppietta. Lei non ha sentito nulla lunedì? Sì. Ma che niente, ci vediamo tutti i giorni, adesso parlo ormai passato, ci vedevamo tutti i giorni perché andavamo a prendere questo, le spese, insomma come si fa. Come eravate tanto amiche? Sì, poi i gatti, cose normalissime, ecco, che non mi aspettavo una roba del genere. Quando ha visto la polizia, quindi lei non pensa? Non sono accorta niente, è stato un altro mio amico che è dall'altra parte della strada, dice Rosa, ma c'è la polizia, cos'è successo? Dico, Adriano, non so niente, e lui mi ha raccontato un pochino, anche lei, quella che sapeva, insomma. Ma lei li aveva mai visti litigare i genitori col figlio? No, perché è al secondo piano, ma sono dall'altra parte, sì, capito? Non ho sentito nessun rumore. E quella è la faccenda. Qua si sente tutto, perché se uno tossisce si sente fino al terzo piano, per sì, dire. L'uomo, insomma, il figlio, aveva avuto problemi un po' di droga? Tanti. Chiedeva soldi a tutti. Devo ancora aspettare i 100 euro. Anche lei aveva chiesto soldi? Sì. Io a Vilma non dicevo mai niente perché, certo, per rispetto, perché certo, aveva tanti problemi. Ecco, avete sentito la testimonianza della vicina che abita al piano di sotto e conosceva molto bene Vilma Vezzaro, perché Vilma aveva una passione per i gatti che accudiva, e qui i gatti che girano in questo condominio, a cui portava sempre da mangiare. E avete sentito molto probabilmente, noi adesso ci proviamo a spostare, vi facciamo vedere l'ingresso di questo palazzo che è attualmente in ristrutturazione, molto probabilmente il delitto è avvenuto quando gli operai non stavano lavorando, perché è avvenuto intorno alla sera di lunedì 24, e ieri i lavori erano fermi, e molto probabilmente si tratta di un delitto per motivi economici, perché spesso il figlio chiedeva soldi ai genitori, pare insomma legati anche per motivi di consumo di sostanze stupefacenti, ma questo lo stanno chiarendo in queste ore gli inquirenti della squadra mobile, che lo stanno interrogando insieme al pubblico ministero. Questo, vedete, è il palazzo dove vivevano i coniugi, ci sono ancora la polizia che ha effettuato nuovi rilievi nell'appartamento al secondo piano, che al momento è stato posto sotto sequestro, e per i rilievi della polizia scientifica che si è trattenuta qui ieri fino a tarda ora. I corpi sono stati scoperti intorno all'ora di pranzo. Il fatto che fossero vestiti e non in pigiama colloca l'aggressione prima, insomma intorno alla cena, all'ora di cena del 24. Non sono stati aggrediti nel sonno, proprio perché appunto erano vestiti. Queste sono delle ipotesi che
che stanno facendo gli inquirenti, e quindi molto probabilmente l'aggressione mortale è avvenuta al culmine di un litigio. I corpi non erano insieme, ma la donna è stata trovata in corridoio mentre il marito in camera da letto. Queste le prime informazioni che abbiamo raccolto. Avete sentito anche le testimonianze dei vicini di casa, che sono sotto shock. Certo, i rapporti erano tesi con il figlio, ma nessuno immaginava che l'epilogo poteva essere questo, in una Verona che insomma nel passato è già stata segnata profondamente da un omicidio, quello di Pietro Maso, che uccise i genitori, e questa volta insomma ancora una volta sembra un figlio che ha ucciso la coppia di anziani genitori. Per il momento da Borgo Roma in via Aquileia è tutto. Se ci sono ulteriori novità, vi richiediamo la linea per tutti gli aggiornamenti. Grazie, grazie alla nostra Valentina Visentin. Vilma Vezzaro, 73 anni, Giampaolo Turazza, i nomi della coppia uccisa avete sentito probabilmente la sera del 24 aprile, dunque lunedì. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra pochissimo con il presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona, per ricordare Tina Anselmi. Vi aspetto. Eccoci ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, tra pochissimo, come vi dicevo, con Stefano Marcon, a cui chiedo di pazientare ancora pochi minuti perché ci chiede la linea, la nostra linea Paronetto, in diretta da Oderzo, fuori dall'ospedale. Torniamo sul caso dell'avvocatessa che è stata aggredita da un suo cliente. Dovrebbe, se non sbaglio, essere già stata dimessa. Lina, siamo da te, raccontaci tutto, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono qui all'esterno, come dicevi, del padiglione 4 dell'ospedale di Oderzo insieme alla collega Nicoletta Rizzetto. Come dicevi, sì, Mary Zorz, l'avvocatessa aggredita lunedì mattina nel suo studio in centro a Oderzo, quindi a poche centinaia di metri da qui, è stata dimessa in queste ore. Nelle scorse ore ha già fatto ritorno a casa. Sapevamo che aveva una prognosi di circa 30 giorni per le ferite ricevute al braccio e alla mano con le quali ha tentato di difendersi dall'aggressione di questo cliente, Giuseppe Silvestrini, 53 anni, infermiere residente a Mansuè, che sappiamo è stato poi rinvenuto senza vita nel fienile dell'abitazione del casolare di famiglia a Mansuè. È stata dimessa poche ore fa, è già nella sua abitazione, quindi proseguirà la convalescenza a casa. Siamo certi che avrà avuto anche così fretta voglia di rientrare a casa per ricongiungersi alla figlioletta e per ritrovare la tranquillità naturalmente necessaria dopo quello che è successo. Allora andiamo a sentire quello che ci ha raccontato la sorella di Mary, Vania, rispetto a quello che è capitato, rispetto a quello che le ha riferito anche la sorella dopo il ferimento. Sappiamo che ha detto che ha sofferto per la morte, naturalmente per suicidio, del suo aggressore, ma che ha detto: non lo perdono, voleva uccidermi. Sentiamo se la regia ce lo consente il servizio in cui la sorella ci ha spiegato come stava e cosa pensa di quello che è successo. Una che è a terra mentre questo la sta accoltellando e gli dice: lasciami viva per mia figlia. Momenti drammatici, quelli vissuti da Mary Zorz. Ha visto la morte in faccia, colpita più volte al corpo, la ferita più grave alla mano, da un cliente che lei stava aspettando. Giuseppe Silvestrini, infermiere, non ha mai dato segni di avere un disagio. Ma cosa lo ha fatto scattare? Questo ancora non si sa. Pressioni in abito familiare, pressioni per questioni ereditarie. La certezza è che si è recato nello studio legale armato con un coltello. Qualche timore Mary Zorz l'aveva avuto, tanto da dire alcune parole inquietanti al suo compagno. Gli ha detto: se non mi vedi tornare mi ha ammazzato in ufficio. La donna, con tutte le sue forze, è riuscita a reagire nonostante il dolore provocato dai fendenti, è scappata dalla porta scendendo le scale per poi chiedere aiuto al titolare dell'edicola. Mi hanno accoltellato, ha gridato. Stavo per svenire, ho chiamato anche due volte il 118 perché ho preso anche paura, però sono arrivati subito, insomma. Momenti concitati, poi l'arrivo dei carabinieri che subito si sono messi sulle tracce dell'infermiere. Una ricerca durata poco perché meno di un'ora dopo è arrivata la chiamata del fratello di Giuseppe Silvestrini, l'aggressore si era tolto la vita. Lei, prima di sapere
che lui si era suicidato, ha detto: povero, si è rovinato la vita. Ci vorrà tempo prima che riesca a superare tutto questo. La ferita più grande non è quella fisica. Eccoci, allora, questa testimonianza, lo avete sentito, parole estremamente significative della sorella. Qui, lo dicevamo, siamo all'esterno dell'edificio 4 dell'ospedale di Oderzo, che ospita il reparto di ortopedia da cui è stata dimessa l'avvocatessa Mary Zorz, che ha ricevuto in queste ore anche la solidarietà del direttore generale dell'ULS 2 Francesco Benazzi, che si era ripromesso di venirla a trovare, anche se il decorso è stato più celere probabilmente del previsto e appunto è già stata dimessa. Sentiamo il direttore Benazzi anche per quello che riguarda il moltiplicarsi di questi casi estremi, di queste persone che magari all'apparenza appaiono normali, ma che poi raggiungono evidentemente livelli di esasperazioni che li portano a esplodere e che vanno evidentemente, questo caso lo insegna, intercettati per tempo. Solidarietà e vicinanza a Mary Zorz, aggredita nel suo studio, e anche alla famiglia dell'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, che dopo aver colpito la donna si è tolto la vita nella sua casa a Mansuè. Così il direttore generale dell'ULS 2 Francesco Benazzi, che è tornato a parlare del fenomeno di violenza contro i professionisti, come i medici e appunto gli avvocati, un fenomeno in crescita. Violenza che purtroppo sta aumentando, lo vediamo in prima linea. Sono certamente i medici, gli infermieri in pronto soccorso o negli ambulatori in ospedale, ma gli psichiatri già da tempo e non da oggi sono quelli che sono in prima linea, proprio perché hanno trattano persone che hanno delle difficoltà sia psicologiche, psichiatriche, ma anche sociali, perché spesso e volentieri le due cose si sommano e diventano una bomba sostanzialmente. Per cercare di arginare questa problematica, che sta davvero creando non poche difficoltà, bisogna rafforzare i servizi territoriali. Credo che non vada assolutamente toccata la legge 180, la Basaglia, perché ha dato dignità alle persone con malattia mentale, cosa che non avevano all'interno dei manicomi. Ma sicuramente vanno rafforzati i servizi territoriali per una presa in carico maggiore. Io continuo a ribadire, mancando gli psichiatri, non perché non li vogliamo assumere, ma perché non li troviamo, il TAR ci deve dare la possibilità di poter assumere i psicologi. Questo perché, ha spiegato Benazzi, la presa in carico della persona soprattutto nel territorio va fatta dagli psicologi, che possono dialogare con la persona in difficoltà per cercare di diminuire l'aggressività. Nei prossimi giorni il direttore andrà a trovare l'avvocatessa, che è stata operata ieri alla mano. Da quello che io ho potuto rilevare, sì, sono, sta migliorando, sicuramente non è a rischio di vita, e questo ci fa un immenso piacere a tutti. Io do all'avvocato la nostra vicinanza, come ULS la mia vicinanza, perché è stata una donna coraggiosa e soprattutto che ha capito, ecco, anche la sofferenza della persona che aveva di fronte. Quindi un augurio di una pronta guarigione, e spero anche di riuscire andare a salutarla e trovarla il mercoledì o giovedì. Così dunque il direttore Benazzi. Di certo il tema del sostegno psicologico diventa un'esigenza sempre maggiore, lo riproporremo anche nei prossimi giorni, si riproporrà necessariamente. Per ora è tutto da Oderzo, Anna, e con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Paroneto, dunque, dimissioni per l'avvocatessa ferita. Questa è, se non altro, una buona notizia che siamo in grado di darvi questa mattina. Andiamo subito da Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, sindaco di Castelfranco. Buongiorno sindaco, grazie per essersi collegato con noi. Allora, Castelfranco celebra Tina Anselmi, che è stata sostanzialmente l'alfiere della parità di genere, la parità nei salari, la parità dei diritti, quindi l'alfiere della dignità della persona. Come la celebrerete? E c'è questa consapevolezza, secondo lei, anche nei cittadini, di aver dato vivere in una città che ha dato i natali ad una persona, una donna così importante, che in qualche modo ha cambiato anche le sorti della Repubblica, anche con il suo piano sanitario nazionale? Io credo di sì, e la testimonianza che stiamo andando nella direzione giusta l'ho avuta ieri da una nipote di Tina Anselmi, quando
nell'andare a visitare la mostra dei bozzetti che abbiamo inaugurato ieri, che poi insomma saranno le tracce per la statua oppure quel monumento iconografico che andremo a fare, la testimonianza di una delle nipoti è stata: mai come in questo momento, da quando zia non c'è più, la sentiamo vicina a Castelfranco Veneto. Quindi io penso che il percorso intrapreso l'anno scorso di un progetto di valorizzazione di questa, che io definisco una delle madri della Repubblica, ma non io, l'ha definita così anche la Presidente Meloni in uno dei suoi discorsi. Penso che al termine di questo progetto Tina Anselmi avrà il giusto posto che deve avere all'interno della storia della nostra Repubblica. È stata prima in tante cose, prima donna ministro, è stata prima nella ricerca del superare le diseguaglianze di genere, ha rivoluzionato il sistema sanitario e anche nel ruolo della legalità, nell'ambito della legalità, la presidenza della Commissione P2, io credo che sia stato un momento molto importante del suo percorso politico. Senta, le chiedo anche questo, Marcon, ieri 25 aprile, festeggiamenti, Tina è stata evidentemente ricordata, è ancora una festa divisiva secondo lei? No. Io credo non è una festa divisiva il 25 aprile, assolutamente, e anche Tina Anselmi è stata citata nel discorso del sindaco di Treviso, per esempio, e io credo che la festa del 25 aprile ormai sia la festa di tutti, non è più divisiva, quei retaggi storici che ha messo in contraposizione magari diverse persone, sono frutti di un'ideologia che oggi non c'è più. È giusto ed è necessario comunque ogni 25 aprile porre in evidenza quanto sia stata fondamentale la resistenza per avere oggi noi quella Repubblica Democratica che viviamo, e quindi non si può in nessun modo relegare a una mera celebrazione. È giusto evidenziare l'antifascismo che ha accompagnato insomma la nascita della Repubblica, e quindi il 25 aprile deve essere celebrato e deve sempre più diventare una festa di unità, e io credo che comunque sia anche questo un obiettivo che si sta centrando. Senta, le chiedo anche un'altra cosa, Marcon, prima di congedarla. La mostra Tina Anselmi, i bozzetti, la compartecipazione anche delle scuole, no? Per raccontare che cosa è stata la resistenza, chi erano i partigiani. Oggi quando parliamo di giovani, spesso ne abbiamo parlato anche per il comune di Castelfranco, ma ovviamente è un fenomeno che riguarda tutto il Veneto, ci ritroviamo a raccontare di ragazzi che in qualche modo vanno a formare delle bande, delle baby gang, che si rendono responsabili anche di episodi spiacevoli per la collettività. Sono lontani, secondo lei, i ricordi in tanti ragazzi oggi di quel sacrificio, di quei giovani, le staffette delle ragazze e anche l'importanza, ad esempio, della scuola, quando Tina Anselmi, che aveva studiato, riuscì a coinvolgere le tante ragazze, nessuna di loro aveva avuto la possibilità di studiare. Oggi sembrano passati davvero centinaia di anni rispetto a quei momenti. C'è consapevolezza, secondo lei, tra i giovani di oggi di quello che è stato? Che cosa possiamo fare in più? Dobbiamo continuare con questi progetti che non terminino, cioè che inizino e terminino il 25 di aprile. Bisogna lavorare sempre durante tutto l'anno per riportare testimonianze dirette e indirette e promuovere quei valori che oggi insomma ci fanno vivere bene. Ma come diceva Tina, nessuna vittoria è irreversibile, e quindi bisogna che in qualche modo i ragazzi sappiano che lo status quo, per mantenerlo bisogna coltivarlo, bisogna avere consapevolezza di cosa è stato il passato, bisogna guardare al contesto fuori le proprie mura, no? che vive il mondo oggi, dove ancora focolai di guerra, e viviamo quello in Ucraina, oggi noi i focolai di guerra ci sono, e non bisogna banalizzarli, non bisogna pensare che siano questioni che riguardano solo gli altri, no? Queste cose, se non vi è la maturità di capire che ci vuole rispetto, che la democrazia è la miglior forma di governo sinora
testata, e bisogna anche che ognuno ci metta del proprio, un po' di coscienza civica, devono darsi da fare, devono mettersi in discussione i ragazzi, perché altrimenti succede che non riesci più, insomma, a prenderla per mano se ti scappa la cosa. Bisogna che i ragazzi sappiano, abbiano consapevolezza, come diceva lei, che ognuno deve dare il proprio contributo. Quindi la partecipazione e il coinvolgimento delle scuole è fondamentale. Le amministrazioni pubbliche, che in qualche modo celebrino quella ricorrenza e che siano sempre sul pezzo, anche sono fondamentali. Ma penso che il territorio come il nostro, ma la nazione stessa, abbiamo visto ieri il Presidente della Repubblica piuttosto che il Presidente del Consiglio, vanno, girano il paese, sono andati a Cuneo, è stato bellissimo, insomma. Grazie, grazie a Stefano Marcon per essere stato con noi. Castelfranco, la patria di Tina Anselmi, che non possiamo e non dobbiamo dimenticare per tutto quello che è stato e per quanto il suo intervento è riuscito anche a cambiare il nostro paese in termini di diritti, diritti che devono essere uguali per tutti. Grazie Marcon, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Allora noi dobbiamo capire, fatemi sapere se riusciamo ad andare a Venezia, dove c'è per noi Filippo Fois. Cosa sta accadendo a Venezia? C'è il presidente del Veneto Luca Zaia insieme al presidente dell'aeroporto Marchi, direttore dell'aeroporto Marchi, che dovrebbe parlare in questo momento. Vediamo se riusciamo ad andare. C'è la presentazione del nuovo master plan. Non abbiamo bisogno della terza pista del 2037. Poi, come ho detto, se non ce ne sarà mai bisogno, avremo salvaguardato un pezzo di territorio da diventare, come spesso succede, la casetta, la fabbrichetta, che è un'urbanizzazione diciamo che non è positiva per il territorio. Che ruolo avrà Treviso in questo progetto? Qual è il master plan per Treviso, dove hanno, insomma, sono poco contenti per aver perso i voli Ryanair? Beh, non hanno perso nulla in effetti. Perché innanzitutto noi consideriamo l'aeroporto di Treviso una parte integrante del nostro aeroporto di Venezia, nel senso che noi consideriamo di avere un aeroporto con due piste, una a Tessera e una a Treviso, perché il bacino di traffico in effetti è unico e non si può che considerare un bacino di traffico complessivo per cercare di servirlo nel migliore dei modi. L'aeroporto di Treviso ha già un suo master plan, come quel, peraltro anche quello di Verona, un master plan che va fino al 2030, in tutti e due i casi, sia quello di Venezia che quello di Verona, e non ha perso nessun volo, ma ne ha guadagnati, e tanto è vero che oggi è al massimo della sua capacità, quindi anche volendo non potremo portare voli in più a Treviso, e da qui è nata anche l'idea della nuova base Ryanair a Venezia per supportare la crescita del sistema nel suo complesso di questo aeroporto con due piste. E invece voli di più a Verona? Sicuramente una crescita anche su Verona, che ha un suo aeroporto con un suo master plan fino al 2030. Noi lavoriamo come SAVE per cercare di massimizzare il traffico in tutti i bacini di traffico. Consideriamo un unico bacino di traffico, quello di Venezia e Treviso. Poi abbiamo Verona con un altro bacino di traffico, dove anche lì siamo soddisfatti di quello che sta, come sta andando. Lì sapete c'è il famoso progetto Romeo, che ormai è avviato, se voi andate a vedere ha preso forma la costruzione del terminal, e quindi stiamo sviluppando sia i collegamenti aerei, che ormai sono ritornati al livello di passeggeri del 2019, che era il massimo storico per Verona, il numero dei collegamenti e l'adeguamento delle infrastrutture, così come abbiamo fatto per Venezia, con la stessa qualità e in modo da offrire ai nostri passeggeri la stessa esperienza su tutti i nostri aeroporti. Per quello che riguarda invece la causa che c'è in piedi al TAR con il Comune di Venezia, tra poco si andrà, influirà in qualche modo se dovesse confermarsi questo aumento di 2 euro a passeggeri? Se disgraziatamente dovesse continuare a confermarsi, influirebbe sicuramente. Tenete presente che stiamo trattando l'arrivo di un aeromobile in più sul nostro aeroporto, basato sul nostro aeroporto. Un aereo in più basato sul territorio significa circa 400.000 passeggeri.
e significa 3 milioni più o meno di ricavi per fave e significa circa 10 milioni di PIL per il territorio, un aereo basato sul territorio con gli equipaggi, con tutto quello che consente. Quindi diciamo che se a causa della tassa messa dal comune si dovesse perdere questo aereo, quello che si prende, quel comune prende con la tassa lo perde con la diminuzione dei passeggeri, la somma sarà zero o sotto zero. Ma l'avete detto al comune questo? Non abbiamo avuto modo di parlarne perché io l'ho preso dai giornali questo della tassa. Oggi vorrei parlare del master plan. Beh, certo, però il master plan ricade nel comune di Venezia. Ci sono dei rapporti tra i tecnici che stanno lavorando sugli aspetti, diciamo, tecnici appunto del master plan. A proposito di voli, che rotte nuove vedremo, questo nuovo aereo dove andrà, dove ci porterà? Prima di tutto bisogna vedere se saremo in grado di farlo e se sarà confermata o meno la tassa, perché se ci sarà la tassa non ci sarà l'aereo. No, non posso dirlo perché è ancora, come potete immaginare, in una fase di trattativa. Per quanto riguarda in generale lo sviluppo del traffico aereo, noi puntiamo a una crescita sia sul traffico europeo che già è servito, ma soprattutto anche una crescita sul lungo raggio. Noi avevamo nel 2019 12 destinazioni di lungo raggio, oggi siamo circa 9 o 10 destinazioni di lungo raggio e credo che questo sia un segmento molto importante per il territorio perché porta anche, oltre a servire le aziende, porta un turismo di qualità che è quello di cui Venezia e il territorio ha bisogno, persone che vengono anche da molto distante, che apprezzano, diciamo, che si fermano in albergo, che vanno ai ristoranti, vanno ai musei, hanno una permanenza media di magari 5-6 settimana e quindi questo è un segmento di traffico che noi puntiamo, sia speriamo che possa riaprirsi il traffico sull'Asia, ricordo che avevamo un collegamento su Seul, che quest'anno dovrebbe lentamente ricominciare con una serie di rotazioni durante i mesi estivi e per poi ritornare alla normalità l'anno prossimo, sia col traffico sul Nord America che sul Medio Oriente con Emirates che è già ripresa e con Qatar che ci auguriamo riprenda o quest'anno oppure l'anno prossimo. Sì, per... la guerra però su tutto questo, su questi voli in Ucraina, la Russia sono territori? Beh, sicuramente diciamo, il traffico si è bloccato, il traffico dalla Russia, perché obiettivamente noi avevamo, se non ricordo male, 3 collegamenti al giorno con Mosca e quindi questo è un traffico che oggi si è, non dico azzerato, perché i passeggeri possono comunque arrivare attraverso altri hub, diciamo, europei o extraeuropei, no, anzi non europei, extraeuropei. E comunque è chiaro che è un traffico che è quasi azzerato. Lo stesso dicasi per il traffico cinese, per i passeggeri cinesi, perché pandemia, difficoltà ha anche questo. E quindi ciò nonostante l'essere attualmente a un livello di traffico vicino a quelli del 2019 è per noi molto incoraggiante perché ci fa pensare che quando arriveranno anche turisti, che sono turisti alto spendenti tra l'altro, quelli dei paesi asiatici e russi che prima o poi riprenderanno a viaggiare, è una conferma che si possa arrivare a numeri importanti e a grandi soddisfazioni anche per il futuro, per tutti. Per quanto riguarda uno sviluppo futuro del vecchio aeroporto del Lido di Venezia? No, noi non siamo più titolari della concessione perché l'abbiamo ceduta e c'è un gruppo privato, quindi non ci riguarda. Invece per quanto riguarda le crociere, lei diceva, portiamo il nostro contributo, qual è il senso concretamente, come si vuole procedere? La considerazione è che a differenza di altre modalità di trasporto, nel trasporto aereo noi siamo riusciti sempre a far seguire una crescita equilibrata dei passeggeri con una crescita equilibrata delle infrastrutture per poter accomodare i passeggeri. Nelle crociere questo non è successo, credo che siano stati fatti molti errori da parte di tutti.
credo che bisogna mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti e fare chiarezza su tutto quello che dobbiamo e che si può fare, su bisogna comunicare al territorio, perché come dicevo prima spesso si ha paura delle cose che non si conoscono, bisogna comunicare al territorio quello che si può fare sul tema delle crociere, e su questo non siamo soddisfatti di come sta andando la VTP e quindi vogliamo portare, che è la responsabile tra l'altro, no, di coordinamento di tutto il traffico delle crociere, e quindi vogliamo portare un contributo più fattivo portando la nostra esperienza. Questo è il tema. Eccolo qui, era Enrico Marchi, presidente di Save SPA, in diretta da Palazzo Balbi con il nostro Filippo Fois per la presentazione del nuovo master plan, il piano di sviluppo dell'aeroporto di Venezia. Avete sentito, è stato toccato Treviso, l'aeroporto di Verona, un piano di sviluppo da 10 miliardi di euro. Questa sera poi ovviamente nel corso dei nostri notiziari vi faremo ascoltare anche le parole del presidente Luca Zaia, grande volano ovviamente l'aeroporto di Venezia per il turismo nel nostro territorio. Ma ora parliamo di benzina, con il decreto che di fatto impone i cartelli ai gestori di carburanti, l'esposizione dei cartelli con il prezzo medio del carburante a partire da agosto. Sono stati firmati sostanzialmente i decreti attuativi che rendono fattivo il decreto di gennaio. Vi presento Moreno Parin, la presidenza dei gestori di carburanti di Treviso. Moreno, buongiorno. Buongiorno. Nostro punto di riferimento quando ci dobbiamo interfacciare con tematiche legate all'aumento della benzina. Oggi i prezzi alla pompa, insomma, sono tornati in qualche modo a delle tariffe, come dire, umane, possiamo chiamarle così, ma adesso lo commenteremo. Però quando fu firmato il decreto i prezzi erano davvero alle stelle. Allora, che cosa è successo in questo momento, perché il prezzo alla pompa è sceso? Che cosa è successo? Ho visto che lei ci ha portato anche dei numeri importanti che riguardano proprio le tariffe medie del costo della benzina. Sì, allora praticamente da gennaio adesso, non per merito del decreto, assolutamente non c'entra assolutamente nulla, c'è stata una diminuzione nel mercato internazionale dei prezzi, quindi nei mercati che ci riguardano, il Mediterraneo, c'è stato un calo continuo, un po' antalenante, ma comunque sempre a ribasso, dei prezzi dei prodotti petroliferi. Le compagnie con molto ritardo si sono adeguate, in questi giorni c'è un ulteriore calo e, guardando bene i numeri, c'è ancora, volendo, le compagnie petrolifere potrebbero oggi abbassare il prezzo ancora di 7-8 centesimi al litro, rimanendo con i margini che avevano nel 2019, quindi c'è spazio per una diminuzione. I fattori sono molteplici come sempre, perché noi ci basiamo sul mercato italiano, ma per i prodotti raffinati, quindi benzina e gasolio, dobbiamo guardare il mercato internazionale, per cui il Mediterraneo. Se nel Mediterraneo c'è un calo dei prezzi raffinati, quello cala. In questo periodo il greggio è più o meno stabile, si è un po' in altalena, ma un giorno mentre il greggio cala l'euro, quindi c'è sempre un bilanciamento, per cui non dovremmo avere problemi, si presume, salvo sorprese sempre possibili nel settore carburanti, che ci sarà comunque un leggero e continuo calo dei prodotti petroliferi alla pompa. Vorrei aggiungere, questo non riguarda i gestori, perché comunque prendevano 3 centesimi e mezzo litro a gennaio, quando la benzina era cara, prendono ancora 3 centesimi e mezzo litro. Allora, è stato ribattezzato il decreto antifurbetti. Questo appellativo a voi ha fatto arrabbiare, no? Perché in qualche modo era come a dire, se i prezzi sono alti è perché il gestore di carburante in qualche modo li sta ritoccando al rialzo. Vi siete arrabbiati in maniera importante questa volta. Beh. E siete tuttora arrabbiati, perché da agosto dovrete esporre questo cartello con i prezzi medi alla pompa regionali. Sì, prezzi regionali. Dire che siamo arrabbiati è un eufemismo, siamo veramente molto arrabbiati, perché con l'uscita del decreto abbiamo avuto la novità che praticamente, salvo sorprese in qualcosina che può fare il governo, praticamente l'obbligo di aggiornare il decreto è a 365 giorni all'anno. Il cartello. Cartello, scusi. 365 giorni all'anno, 366 con il bisestile, quindi Natale, Pasqua, Capodanno, il gestore deve controllare nel Ministero i prezzi e poi andare sull'impianto prima delle 10.30 a modificare il cartello.
che poi non serve assolutamente a nulla, perché se i prezzi sono calati non è perché hanno promesso il cartello, non caleranno con il cartello. Potremmo anche dire che con delle simulazioni che stiamo facendo, che sicuramente, come ha giustamente previsto l'antitrust, quindi un ente che, come abbiamo già anche scritto, è sempre stato molto attento ai benzinai, qualche volta anche esagerato, è previsto un allineamento a rialzo dei prezzi, perché la pompa che vende a un prezzo inferiore al prezzo medio ovviamente andrà a ritoccare. Oltretutto ci sono delle grosse anomalie nella comunicazione dei prezzi, perché nelle comunicazioni troviamo in certi impianti il prezzo del self-service, che è quello che sarà a base per il cartello, che è identico al servito, quindi molto basso. In altri casi abbiamo il prezzo del self-service identico al servito, ma molto alto, con differenze tra il minimo e il massimo, addirittura 30 centesimi. Quindi i prezzi saranno sicuramente falsati anche da questa anomalia nel sistema. Lei è in grado di darci ad oggi i prezzi medi regionali? Cioè in Veneto ad oggi quali sono i prezzi di media? Cioè quelli che, se il decreto entrasse in vigore da oggi, noi dovremmo vedere alla pompa. Vi do quelli non di oggi, perché non sono usciti, vi do quelli alle ore 8 del 23 aprile, quindi sì, diciamo che sono validi. Il prezzo medio con la tipologia per la benzina in self-service, la media praticamente è di 1,882 euro. Per il servito 1,983 euro. Per il gasolio siamo una media di 1,740. Per il servito 1,843. Però, come ho detto prima, la media di 1,88 euro circa comprende un prezzo minimo di 1,669 euro e un prezzo massimo di 2,169 euro. Quindi è una bella forbice. Sì, addirittura abbiamo, e l'ho scartato perché comunque è troppo alto, sono impianti in Veneto, due impianti che vendono la benzina all'osservatorio prezzi, risulta che vendono la benzina e il gasolio servito a 3 euro al litro, di cui uno è gestito direttamente da una compagnia petrolifera. Quindi o hanno sbagliato a comunicare i prezzi, quelli andranno sicuramente a ritoccarmi questi prezzi. Può spiegare ai telespettatori il perché di questa forbice da 1.660 a 2.000? Cioè perché questa forbice? Allora, poi è lo stesso motivo, mi perdoni, proviamo anche a dare una spiegazione alle tante domande di telespettatori che dicono perché se io vado in Germania, se io vado in... perché pago meno? Allora, raccontiamo anche per il motivo di questo, perché il prezzo è così basso, poi ovviamente ci sono le accise, e perché c'è una forbice così ampia tra i prezzi nei distributori del Veneto. Ok, allora parto dalla differenza di prezzo con gli altri stati. Sì. Se noi prendiamo i prezzi italiani, tedeschi e di altri stati, quelli di riferimento normalmente, e li depuriamo dalle tasse, quindi accise e IVA, in questo momento l'Italia si piazza tra i migliori. Quindi se lo Stato togliesse le accise saremmo più bravi della Germania, saremmo più bravi della Croazia e tutti gli altri. Per cui la differenza è data sostanzialmente al 99% delle accise. Quindi, si è visto quando poi venne fatto quel decreto, no? Che in qualche modo le tolse, le sospese e ci fu un buon risparmio. Un buon risparmio, e poi quando sono ritornate le accise a Capodanno, il governo... qualcuno ha urlato la benzina è cara, qualcuno ha detto sono stati i gestori, il governo per non dar colpa a se stesso ha incolpato i gestori e si è fatto il decreto. Mentre in Italia il prezzo a livello nazionale, dobbiamo guardare due categorie di operatori, quelli legati alle compagnie petrolifere, quindi il gestore con il marchio e il gestore delle cosiddette pompe bianche. I primi, quelli legati alle compagnie, non hanno alcun modo di mettere mano ai prezzi. Noi abbiamo, anche a livello provinciale, la compagnia petrolifera che gestisce direttamente un impianto che lì ha un prezzo. La stessa compagnia ha un gestore da un'altra parte al quale la compagnia impone un altro prezzo e anche con differenze notevoli. Questo è per tutte le compagnie. Un bel esempio è quel gestore, mi ricordo comunque, nel sud Italia, che era il più caro d'Italia, a 2,40 euro. D'altra parte lui, vendendo la benzina a 2,40 euro, guadagnava 3 centesimi e mezzo, perché per la compagnia gli ha imposto quel prezzo. Per cui è evidente la responsabilità, per cui capisco anche che il cliente dica ma quell'impianto lì, di quel marchio, fa quel prezzo, vado a un altro impianto con lo stesso marchio, io trovo un prezzo differente. Che il cliente non lo capisca è ovvio, ma che noi e anche soprattutto i gestori, specialmente quello che poi è più caro, lo capisca, è chiaro, perché comunque è la compagnia che decide questo, perché purtroppo gli accordi sindacali
hanno dato in mano alle compagnie petrolifere la totale libertà di prezzo, mentre una volta quantomeno c'era un prezzo provinciale, quindi c'era una omogeneità all'interno del marchio. Di più, le compagnie adesso obbligano il gestore a vendere, anche a fare il servizio, perché è praticamente obbligato, sempre purtroppo delle corde sindacali, è obbligato, e su quei 20 centesimi che il gestore mette in più al litro, di quei 20 centesimi, 2 centesimi vanno al gestore, 3 centesimi e 6 circa vanno allo Stato, quindi lavora, guadagna proprio il gestore, il resto va alla compagnia, che quindi va a sfruttare il gestore per guadagnare di più su quelle vendite dove l'unica manodopera è quella del gestore. Senta, ma c'è ancora la corsa al distributore meno caro, quella che avevamo visto, diciamo, sotto Natale e che avevamo anche documentato? Esiste ancora questa tendenza a cercare l'offerta, oppure i consumatori si sono un po' abituati? Io credo che i consumatori, un bel po' di anni che sono molto attenti ai prezzi. Ah, dimenticavo, dietro, le pompe bianche hanno una dinamica diversa, loro acquistano sul libero mercato e poi stanno nel mercato con i prezzi che possono praticare, certo, ma comunque non fanno quello che vogliono, quindi sono leggermente più basse delle compagnie petrolifere, ma sono in linea. Quindi lei ci sta dicendo comunque che alla base ci sono degli accordi sindacali, no? Che hanno eliminato il fatto che ci potesse essere una media provinciale, no? Un'indicazione quantomeno provinciale. Un tetto al prezzo della benzina. C'era un tetto a livello provinciale per marchio, e quello per il gestore voleva dire molto, perché quantomeno a livello provinciale non c'erano queste differenze. Adesso purtroppo nella stessa strada due impianti, si può vedere anche venendo qui, sono diversi, e quindi non possiamo farci nulla, non possiamo. Ci stiamo provando con vari ricorsi, però non è facile perché le compagnie hanno un potere enorme. Le compagnie, che te stesse, che hanno in saccoccia oggi 8 centesimi da poter scaricare al cliente, ma non lo fanno. A noi Marina resterebbe un centesimo al gestore, ma non fanno neanche quello. È ancora conveniente gestire e aprire una pompa di benzina? Se vende solo carburanti, no. Se ha qualche altra attività commerciale che può essere gestita in proprio, tipo lavaggio, eventualmente il bar, potrebbe essere ancora conveniente, non è più come una volta una bella attività. Poi prendiamo ad esempio anche il nuovo impianto costruito sulla tangenziale, che ne sappiamo noi, c'è il bar gestito da uno e l'impianto petrolifero da un altro, quindi chi vende la benzina non può avvalersi del guadagno del bar. E lì mi piacerebbe fare una cosa riguardo il cartello a proposito. Quell'impianto lì ha esposto sulla strada il totem a 7 prezzi. Entrando sull'impianto, il cliente trova un ulteriore cartello piccolo con qual è la differenza dal servito e fai da te, e poi dentro, quando entra, trova il prezzo sulle colonnine servito e fai da te, quindi già una marea. Adesso ci metteremo il cartello del prezzo consigliato medio regionale. Quello giallo che vedo lì, lo possiamo far vedere? Sì, questo è in favore di telecamera. Guardi, quella è la tua telecamera. È un facsimile, praticamente. Ecco, questo sarebbe il facsimile di quello che troveranno. Noi ci abbiamo aggiunto al facsimile delle righe sotto per spiegare ai clienti perché c'è questo cartello e per spiegare che questi prezzi non sono quelli praticati, perché poi succederà che il cliente vede questo cartello, vede il prezzo alla pompa e non ci capirà più niente. Tornando all'impianto di prima, vi voglio vedere una persona che arriva a 90 all'ora come al limite massimo di quella strada, anche se non si va proprio a 90 all'ora, come fa ad arrivare sull'impianto e aver capito già qual è sulla strada il prodotto che gli interessa, cioè è una follia. Quindi lei dice che potrebbe anche generare delle problematiche legate alla viabilità e alla circolazione, a creare delle situazioni di insicurezza sulle strade, il dover focalizzare i vari prezzi, capire... Sì, ma già adesso, perché adesso gli impianti sono quasi tutti che vendono sia in modalità servito che in self-service, hanno l'obbligo di mettere in evidenza lungo la strada il cartello con la differenza, quindi vedono un prezzo alto sulla strada e devono capire quanto pagheranno la benzina se si fanno servire dal gestore. Andiamo anche a 50 all'ora, ma comunque è sempre un problema. Tanto è vero che i clienti, da come si comportano, memorizzano normalmente i prezzi e poi si fermano normalmente all'impianto che loro considerano più interessante. Ancora un po' per metodo del gestore, ma normalmente guardano i prezzi, lo vediamo quando ci sono delle differenze notevoli, i gestori mi dicono
sono molto distante dalla concorrenza e me ne accorgo giorno per giorno, perché il cliente è molto dinamico su questo. Non è più come una volta che va lì tranquillo, adesso sta molto attento, anche perché arrivare a fine mese è difficile per tutti. Addirittura nel mercato dell'automobile si sta attenti, no? La scelta di comprare un diesel, un benzina piuttosto che un gas si fa anche a partire dai prezzi. Eh beh, è ovvio, uno deve fare bene i conti, anche con le macchine elettriche deve stare attento, perché l'energia elettrica una volta la regalavano. Adesso è un problema che l'energia elettrica, perché d'altra parte lo Stato oggi ricava 40 miliardi di euro di accise, e da qualche parte, quando la benzina comincerà a essere venduta meno perché le macchine sono elettriche, da qualche parte lo Stato andrà a recuperarle. Senta, riferiscono che ha telefonato un telespettatore che ci sta seguendo e chiede come mai c'è un cambiamento di prezzo dalla settimana al weekend. Ce lo conferma questa fluttuazione dalla settimana al weekend? Ma è normale per noi, noi siamo abituati da sempre, e in questo periodo, dai numeri che vediamo, la fluttuazione è a ribasso. Sicuramente ci saranno nel prossimo periodo, magari quando qualche tensione internazionale comincerà a toccare i prezzi dei carburanti, ci sarà anche. Ma è normale, ma tenga presente che ci sono degli impianti gestiti direttamente dalle compagnie che cambiano i prezzi due volte al giorno. Uno va lì al mattino, trova un prezzo, passa la sera, trova un altro prezzo. E questa per noi è una normalità nel settore, è altamente dinamico. Questo però genera sicuramente confusione del cliente. Fino a dove siete disposti ad arrivare contro quel cartello, contro questo decreto? Noi, il nostro obiettivo a livello provinciale, ma so che almeno il sindacato nazionale ha le stesse idee, è togliere questo cartello e rendere pubblica praticamente un'applicazione molto semplice da usare, in modo abbastanza semplice, collegata al Ministero, dove il consumatore si vede derivare in automatico ogni giorno il prezzo medio regionale, tanto ormai lo smartphone l'hanno tutti. I clienti più anziani tendenzialmente non guardano i cartelli, vanno dal gestore che conoscono perché hanno fiducia, si fidano, perché non sono bravi a farsi benzina da soli, quindi quelli lì ce li teniamo stretti. Quindi usare l'informatica come funziona bene, almeno quando funziona bene, per eliminare il cartello, perché per noi è fonte di confusione. Tutto lì. Quindi noi puntiamo a eliminare il cartello, non a modificarlo. Altra cosa, non stiamo assolutamente facendo nulla per la comunicazione dei prezzi. Noi l'abbiamo accettato da tempo, il gestore è abituato a comunicare i prezzi, per cui non è che andiamo a toccare nulla. Vogliamo che questo cartello che genera confusione sia tolto, perché il cliente che mi vede questo prezzo qui, perché deve essere bella alta la scritta, e mi vede la pompa, già adesso fanno qualche litigio, sorge anche per il semplice fatto che uno inavvertitamente va dove c'è il servizio, poi vede il prezzo della pompa, guarda il cartello fuori, vede 20 centesimi di differenza, quando va bene chiede perché il gestore, quando va male e succede più di qualche volta comincia a dire tu mi hai derubato. Ah, quindi lei percepisce consumatori incattiviti anche a causa di questo tipo di confusione? D'altronde mi sento di scusarli, fra virgolette, i consumatori. Certo. Con chi se la prendono? Non hanno lì, che so, il Presidente del Consiglio col quale litigare per le accise. Senta, le faccio un'altra domanda. No? Lei diceva non è più competitivo aprire una pompa di benzina a meno che non vi siano servizi accessori. E il personale se ne trova, visto che stiamo raccontando di quanto difficile sia trovare lavoratori stagionali in determinati settori. Avere una persona a dare del lavoro per una pompa di benzina è facile? Ci sono ancora persone che fanno questo lavoro? Allora, ci sono gestori che cercano personale, però quasi sempre non lo cercano per vendere benzina, perché se io metto una persona a vendere benzina, cioè se io pago uno perché mi vada a servire il cliente per quei 2 centesimi in più che ho al litro, poi mettiamoci anche i 3,5 che comunque prendo, quindi 5,5 centesimi, quando un mio dipendente ha servito un cliente, gli ha fatto anche il pieno, quindi 40-50 litri, quando mette giù la pompa e ha incassato i soldi, io come imprenditore ci ho rimesso. Quindi io non andrò sicuramente ad assumere personale perché faccio servizio. Il cliente deve abituarsi a fare benzina da sé, andare alla cassa e pagare. Quindi ecco, lì ho una sola persona che mi gestisce molto dell'impianto, mi gestisce anche la burocrazia, per cui ottimizzo il tutto. Ma non il mercato del lavoro sta lì? Il mercato del lavoro sta nei lavaggi, nelle attività accessorie. Poi è ovvio, oggi come oggi è difficile trovare personale, quindi si tratta di incentivare il personale a
lavorare sulle strutture di carburanti, e se io prendo una persona, la metto d'estate a lavare macchine e soprattutto pulirle all'interno, non gli faccio fare un bel lavoro e quindi devo gratificarlo dal punto di vista economico. È probabilmente uno dei motivi, non me ne vogliono gli imprenditori, per cui molti giovani non accettano certi lavori perché magari in base all'impegno non c'è la remunerazione corretta secondo loro. Ovvio che parlo di quei giovani che in ogni caso non è che stiano a casa, rifiutano il lavoro e stanno a casa, ma hanno un'altra attività oppure vanno a lavorare da un'altra parte e seguono qual è per loro il migliore. A parità di guadagno, io credo che se io fossi un giovane, se proprio non mi piace quel lavoro, a parità di reddito netto vado dove posso stare a casa il sabato e anche la domenica. Che non mi fa fare lavorare sabato e domenica a parità di stipendio, a meno che io non voglia fare il cuoco, allora è diverso. E questa è un po' la tendenza, no? Che ha anche hanno raccontato le ultime ricerche di Veneto Lavoro. Moreno Parin, grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato tutte queste notizie e anche per aver fatto sentire la voce dei gestori che non accettano di essere chiamati furbetti. No, almeno per la provincia di Treviso vi garantisco che i furbetti non ce ne sono. Grazie a voi, saluti a tutti quanti. Grazie Moreno Parin, vi facciamo vedere perché tra pochissimo saremo con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL, Belluno Treviso e non solo. Torniamo a Treviso per le celebrazioni del 25 aprile, torneremo a parlare di Tina Anselmi che sostanzialmente ha contribuito a fondare il sindacato CISL, parleremo anche di questo. Intanto vi facciamo vedere le immagini di questo piovoso 25 aprile a Treviso. Prima, sotto una pioggia battente, le celebrazioni al cimitero maggiore con la deposizione delle corone d'alloro ai caduti, poi la cerimonia in piazza Indipendenza. Treviso festeggia il 25 aprile, 78 anni dopo la liberazione dal nazifascismo. Sotto la loggia il presidente dell'ANPI ricorda gli orrori del fascismo. Coloro che fecero tutto questo non erano una banda di musicanti prossimi alla pensione, erano soltanto dei criminali che portarono il nostro paese alla pensione. Io credo che tutto questo sia necessario ricordare, perché come diceva Primo Levi, ciò che è stato può ancora ritornare. Dalla piazza di Treviso, città medaglia d'oro, al valor militare si leva Bella Ciao. Il sindaco Conte ricorda lo scomparso Umberto Lorenzoni, il partigiano Eros e Tina Anselmi ed invita tutti a custodire la memoria. Per far sì che la resistenza non sia solo storia, ma anche presente e futuro della nostra comunità, che era, è e sarà per sempre antifascista. Ha scelto la sua Treviso per celebrare il 25 aprile il ministro Carlo Nordio. Quindi è una festa che deve unificare tutti, tutte le culture, tutte le idee, tutte le aspirazioni politiche, governo e opposizione, ed è in questo momento proprio così solenne che rinnovo la mia splendida città di Treviso, l'orgoglio di essere onorata della medaglia d'oro. Il presidente del Veneto, Zaia, ha scelto Vittorio Veneto, sottolineando dal palco il valore comune della resistenza e della liberazione che ha portato alla democrazia. Quando parliamo di antifascismo, i padri costituenti, nella Costituzione che è stata presentata il 1 gennaio del 1948, hanno scritto a più mani e con il consenso unanime quella che è la carta che regola la nostra democrazia. Se non ci fosse stata la guerra di liberazione, oggi noi non avremmo la democrazia. Questa è la sintesi del ricordo. Però ricordo va anche a tutte le persone che sono morte. Prima abbiamo deposto una corona d'alloro, che non è una cerimonia che si fa perché comunque è prevista nel contesto di questa celebrazione. È ricordo di coloro che hanno perso la vita per darci la libertà.
Continuiamo a parlare di 25 aprile da Treviso, ci spostiamo a Padova, vediamo il servizio della redazione di Padova. Sono le bandiere della pace, i colori preponderanti del 25 aprile padovano. Dopo l'onore ai caduti, le celebrazioni per colpa della pioggia sono state spostate a Palazzo della Ragione, dove in mezzo alle tante autorità civili e militari si sono mischiati tanti cittadini che hanno scelto di celebrare la festa della liberazione, che è sinonimo di democrazia. Una festa che deve essere di tutti, ha detto il sindaco Giordani nel suo discorso. Il 25 aprile è una festa di tutti quanti, festa di tutti nel senso stretto del termine. Sappiamo quanto è costato avere il 25 aprile in termini di vite umane, per cui è una festa di noi italiani che va ricordata, perché quando manca la libertà e la democrazia noi diamo per scontato tutto, ma quando manca cambia tutta la faccenda. Giordani ha poi ribadito il valore dell'antifascismo espresso chiaramente dalla Costituzione, un discorso che ha riscosso il plauso dei presenti. Ha scelto di festeggiare il 25 aprile a Padova, nella sua città, anche la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha parlato di festa della democrazia che celebra il coraggio e il sacrificio della resistenza. Per me è una festa particolare e l'ho sempre celebrata in piazza e l'ho sempre considerata la festa della pacificazione di tutto il nostro paese nel segno della libertà e della democrazia. Ricordarlo oggi è importante, perché io vorrei dedicarlo prima alla memoria di mio padre, che è stato liberato il 25 di aprile, era partigiano, e poi alla memoria di tutti quelli che hanno combattuto e sono morti per rendere il nostro paese un grande paese libero e democratico. Tanti anche gli iscritti all'AMPI, che da sempre porta avanti la memoria dei partigiani italiani che fecero la resistenza e contribuirono alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo. Ben ritrovati allora, Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso, Franco Marcuzzo, segretario generale dell'FNP CISL Belluno Treviso, quindi in rappresentanza della categoria dei pensionati. Non potevamo non invitarvi sostanzialmente per ricordare insieme questo 25 aprile la figura di Tina Anselmi, che è stata ed è ricordata come volto storico della CISL. A lei si devono le più grandi riforme, la grande intuizione sulla necessità della parità di salario tra uomo e donna, la parità delle condizioni di lavoro. È andato in onda ieri sera il film proprio dedicato a Tina Anselmi e in alcune scene si vedeva proprio Tina lavorare alle riforme del congedo di maternità per le donne, il congedo di paternità per gli uomini lanciato ormai 70 anni fa. Che cosa rimane oggi di Tina Anselmi, però, al di là degli slogan Paglini che abbiamo visto? Beh, un grande lascito morale e valoriale. È di grande attualità quello che Tina Anselmi ha fatto sia sul fronte della parità dei diritti per le donne e per gli uomini, in particolare per le donne, ma soprattutto per la sanità pubblica. Suo è stato l'intuizione, il progetto del Sistema Sanitario Nazionale, che oggi un po' traballa, un po' in discussione, e quindi c'è bisogno di rinvigorire, rivalorizzare l'ascito morale e valoriale di Tina Anselmi, proprio perché quello che è stato fatto non è detto che potrà esistere per sempre, quindi c'è bisogno che tutti assieme continuiamo a conservare il grande lavoro dei padri fondatori, madri e padri fondatori della Repubblica, soprattutto perché sono stati coloro che hanno fatto la resistenza, hanno combattuto la dittatura, e oggi noi abbiamo lo strumento della democrazia, della Carta Costituzionale, dovuto proprio alle loro battaglie, che sono state battaglie epocali, in un momento in cui si dava per perduta la guerra. Battaglie epocali 70 anni fa, che diventano battaglie oggi, non a caso nel Bellunese state raccogliendo delle firme per mantenere la sanità nella montagna, quindi nelle terre alte, che sappiamo essere terreni molto difficili, soprattutto per le popolazioni anziane che vi abitano. Ed oggi continua la battaglia per la sanità. No, oggi è più che mai attuale. Cioè, Tina Anselmi, oltre che per il discorso della parità dei diritti, è anche la madre della
del diritto universale alla salute, quindi la riforma sanitaria che ha permesso a tutti i cittadini di avere il diritto alla salute a prescindere dalla fine delle casse mutue, tanto per capirci, insomma, quindi che era una tutela data a chi lavorava e lasciava a tutti gli altri scoperti. Oggi questo tipo di la riforma della Tina Anselmi è stata fondamentale per l'uscita del Covid. Non ci fosse stata la sanità pubblica, oggi avremmo avuto sicuramente costi molto, molto maggiori. Non abbiamo visto sanità privata durante il periodo del Covid. Abbiamo visto tanti medici, tanti infermieri, tanti volontari, gente che ci ha lasciato la vita, e oggi ci siamo e siamo qua a ragionarne solo perché c'è stato quel tipo di impostazione della salute. Oggi messa a dura prova. Messa a dura prova per diversi motivi, con responsabilità politiche certe, cioè la scelta del numero chiuso nella sanità ha creato le condizioni perché si formassero meno medici, meno infermieri, meno OS di quelle che servivano. Il Covid ha fatto esplodere questo tipo di ragionamento. In montagna la cosa è drammatica, nel senso che se abbiamo problemi in pianura, in montagna è molto maggiore. Primo perché è una zona di confine e quindi difficoltà a trovare personale che si trasferisca nel bellunese. Secondo perché le distanze sono enormi, i paesi sono più piccoli e creare a tutti le stesse condizioni o crei condizioni di vantaggio per chi opera in quel territorio, altrimenti si rischia di avere sanità di serie A e sanità di serie B. E quindi voi state promuovendo una raccolta firme e state facendo parlare i pensionati, no? Perché poi alla fine, al di là di qualsiasi parola, vale l'esperienza, no? L'esperienza che deve essere raccontata, comunicata. Cioè, i pensionati sono anche i maggiori fruitori di questo tipo di servizi. Per noi è importante, indispensabile. Noi stiamo facendo assemblee in tutti i comuni in questo periodo e il tema maggiore non è l'aumento delle pensioni, l'aumento del costo della vita, è sanità, dappertutto. E la sanità ha bisogno di essere messa all'attenzione. Pensiamo alla carenza di medici, medicina di base. Abbiamo casi che sono emblematici, cioè quando il fatto che ci siano pochi medici vuol dire che tra quelli che ci sono vanno ricaricati e quindi con difficoltà anche a garantire il servizio per quelli che c'erano già, creando delle distorsioni enormi. Pensiamo che abbiamo casi in cui il medico va via, manca il sostituto, vengono redistribuiti tra il... Scusate, chiedo alla regia di abbassare la voce perché entra in studio, grazie. Abbiamo casi in cui i medici vanno in pensione o cambiano attività, resto, i rimanenti vengono redistribuiti e qua succedono anche problemi di una certa gravità. Cioè nel senso che quando il medico va via c'è la possibilità di sceglierne altro o te ne viene attribuito un altro. Qui stiamo parlando del medico di medicina generale. Ma il problema che crea gli anziani è che siccome nel cambio puoi usarlo online e chi usa online sono i giovani, gli anziani restano ultimi e noi abbiamo casi tipo l'anziana novantenne di Sedico che si è trovata col medico a Longarone o il caso del nostro pensionato di Miane che si è trovato col medico nell'Opitergino. Cioè famiglie sempre più piccole, difficoltà di movimento e con situazioni di questo tipo, quindi di fatto abbiamo un servizio che messo in questo modo è anche inutilizzabile. È un paradosso, no? Sentir raccontare una Tina Anselmi che lotta perché tutti possano avere lo stesso diritto a usufruire di cure sanitarie ed oggi a 70 anni ci ritroviamo a parlare di medici che non ci sono perché vanno nel privato, perché vanno all'estero, perché per loro è più conveniente farlo. Quindi c'è un grande lavoro da fare anche da questo punto di vista nel mondo della sanità. Sì, e se succede questo non è un caso, cioè non è che per caso siamo arrivati a questo punto, ci sono scelte ben precise, perché quando per decenni si tagliano risorse pubbliche alla sanità perché si deve far quadrare il bilancio dello Stato, succede quello che succede. Se invece di fare una seria lotta all'evasione fiscale, temi tra l'altro che porteremo in piazza il 6, il 13 e il 20 di maggio nelle piazze italiane, nella mobilitazione unitaria con CGIL e UIL, perché abbiamo bisogno di risposte da questo governo che non arrivano, quando non si fa una seria lotta all'evasione fiscale e si devono far quadrare i bilanci dello Stato, succede che si taglia la sanità, la scuola e i servizi essenziali, perché tanto è l'ambito in cui si va più presto a tagliare. Ma non è possibile continuare così, perché poi alla fine ricade sempre sui cittadini. Come diceva prima bene Marcuzzo, se da una parte non c'è il servizio pubblico, dall'altra il cittadino, l'anziano, si deve comunque arrangiare e se non può farlo deve pagare. Se non ha da pagare, il privato non fa altro che non curarsi. Cioè siamo di fronte a uno Stato fondato da Tina Anselmi e dai padri costituenti che doveva garantire la democrazia, le pari dignità, i diritti per tutti universali, e ci troviamo
con i diritti che non sono garantiti per tutti. Io credo che su questo tutti i cittadini devono essere consapevoli di quello che sta succedendo, a partire, ripeto, da una proposta di riforma fiscale che va ancora una volta a favorire chi le tasse non le paga. Cioè questa è la situazione in cui siamo, perché la flex tax non agevola i lavoratori dipendenti e i pensionati, agevola chi le tasse non le paga, che peraltro non le continuerà a pagare, perché succede ancora oggi che già per alcuni lavoratori autonomi, non voglio fare pro e contro, cioè mettere uno contro l'altro, però questa è la situazione, il lavoratore autonomo può scegliere cosa pagare o non pagare, emettere o non emettere una ricevuta e uno scontrino, e già oggi ha una tassazione agevolata perché di fatto c'è una flex tax già oggi esistente, domani potrà addirittura trattare con il fisco se cosa pagare. Ma non è possibile in uno Stato democratico, quello che ha fondato Tina Anselmi, i padri costituenti, che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Purtroppo i dipendenti e i pensionati stanno diventando cittadini di serie B. Quindi che primo maggio sarà quello che ci attende tra... Per noi è un primo maggio di lotta e di mobilitazione proprio su questi temi. Noi il primo maggio lo faremo a Treviso davanti all'ospedale assieme a CGIL e UIL, perché crediamo che nel 75esimo della Costituzione italiana ci sia bisogno di richiamare fortemente l'attenzione su due valori principali della Costituzione. Uno, il diritto al lavoro. Due, il diritto alla salute. Ma il diritto al lavoro c'è, ma purtroppo abbiamo un lavoro precario, un lavoro instabile, un lavoro sottopagato. E non è una questione di salario minimo, ma abbiamo detto più volte che basterebbe applicare i contratti collettivi sottoscritti da CGIL e CDUIL per garantire i minimi salariali a tutti quanti. C'è il diritto alla salute, oggi per noi è una priorità, per quello siamo davanti, saremo davanti all'ospedale di Cafoncello per ribadire che c'è bisogno di difendere la sanità per i lavoratori che ci lavorano dentro, operatori sanitari, medici, paramedici, sanitari, ma c'è bisogno soprattutto di difendere la sanità nel suo insieme, la sanità pubblica e universale. Chiedo alla regia di far vedere, ecco, giusto, se aprite la prima pagina del Gazzettino, le prime due notizie sono queste, la prima, stagionali, firmano il contratto e poi spariscono, i ragazzi vogliono il fine settimana libero, ci restano solo i minorenni, seconda notizia, non trova personale, imprenditore chiude dopo un mese locale aperto a Treviso. Come le commentiamo queste... Lo commentiamo sul fatto che... Sono diventate tra l'altro le prime pagine dei giornali, cioè vuol dire che un fenomeno che noi abbiamo già iniziato a denunciare con voi sindacati l'estate scorsa si sta ripresentando, ma con gli interessi. Ma si sta ripresentando perché se da una parte non cresce la forza lavoro disponibile o non si pagano di più le persone, perché ricordo che un operatore sanitario, un addetto, un infermiere che lavora nelle case di riposo guadagna mediamente 1.500-1.600 euro al mese, la domanda è, peraltro deve fare sabati, domeniche, notti, carichi di lavoro impegnativi, perché avere a che fare con gli anziani nelle case di riposo è difficile, perché sono persone che hanno bisogno di assistenza psicologica oltre che fisica. Se si pagano poco gli operatori sanitari, succede che si rivolgono al privato, perché nel privato comunque c'è il margine di trattativa tra il datore di lavoro, oltre a quello che è previsto dai contratti collettivi. Allora noi pensiamo che ci sia bisogno di un cambio di passo. Peraltro come CISL stiamo avviando la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, una proposta di legge sulla partecipazione, perché pensiamo che sia il tempo che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alla decisione, alle strategie dell'impresa o all'organizzazione del lavoro. Allora, come lo commentiamo? Lo commentiamo che c'è bisogno di aumentare la forza lavoro. Come aumentiamo la forza lavoro? Con le nascite. Però, se tutto va bene, se i provvedimenti annunciati avranno effetto, li avremo fra 20 anni. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro oggi, perché sennò fra qualche anno ci ritroveremo senza operatori pubblici, ma non quelli delle case di riposo o degli ospedali, ma delle anagrafi dei comuni. Cioè, questo è il quadro che abbiamo davanti. Per forza poi i giovani cosa fanno? Vincono, accettano alcune proposte di lavoro nel privato o magari partecipano ai concorsi pubblici, ma poi siccome nel privato c'è più possibilità di trattare, decidono di andare a lavorare nel privato. Io credo che rispetto a questo ci sia bisogno di una risposta corale di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto perché così il paese va a fondo. Il primo maggio, la festa dei lavoratori con tutte le istanze che i lavoratori porteranno, ma ci saranno anche i pensionati in quella piazza, come ci sono sempre stati, perché poi alla fine sono loro che hanno visto la nascita di questo giorno così importante, ma sono loro che in qualche modo stanno mantenendo con le loro pensioni in famiglie intere.
Sì, noi da sempre il primo maggio per noi è la festa del lavoro e uno degli obiettivi maggiori delle organizzazioni sindacali dei pensionati è il lavoro. Sembra strano, ma cioè il lavoro è dignità, ma è anche ricchezza, è stato sociale, sono diritti, cioè chi non lavora difficilmente riesce ad accampare diritti. Noi, attraverso il lavoro si creano le condizioni perché si paghino le tasse, si paghino i contributi, con queste si paga la sanità, si pagano i servizi e si creano le condizioni perché ci siano le pensioni. Cioè oggi noi abbiamo un sistema redistributivo molto basato su chi lavora. Quindi noi abbiamo, oltre che l'interesse economico, anche l'interesse morale. Cioè il lavoro per i nostri figli è il futuro, per noi è dare prospettiva è una cosa per noi importante. Su questo però bisogna metterci attenzione, cioè, nel senso che bisogna anche prendere atto che noi, se non facciamo più figli, c'è qualche problema nel mantenere e tenere in piedi questa macchina. E quindi continuare a fare grandi ragionamenti pindarici, se immigrati sì o immigrati no. Se non arrivano gli immigrati, mettiamoci il cuore in pace che una serie di servizi li paghiamo. Cioè li togliamo, cioè, nel senso che le badanti non sono altro che il risultato di una difficoltà endemica nostra, cioè abbiamo appaltato la gestione dei nostri genitori perché noi non abbiamo più tempo per gli anziani. Ed è una cosa gravissima per questa società e non c'è nessun criterio con cui si selezionano le badanti e la famiglia che si trova con la badante da dover scegliere all'ultimo minuto prende quello che trova e poi ci si lamenta perché hanno... Cioè, ma da 20 anni che lo diciamo che servirebbe un albo delle badanti, queste cose qua, però si chiacchiera, ma alla fine non si risolve, non si affronta il problema. I pensionati sono da sempre un argomento di campagna elettorale. Noi abbiamo visto diverse diverse le promesse che sono state fatte ai pensionati. Che cosa è arrivato a loro? Come si sta muovendo questo governo, secondo lei? Adesso siamo in attesa, eravamo partiti, sentendo un po' la gente, al di là di quelle che sono le convinzioni personali, con un po' di attenzione, ma ad oggi c'è molta non ci si fida. È sgonfiato un po' quest'area parecchio. Ecco, pensiamo alla campagna elettorale fatta dove c'è stato chi promette 1000 euro al mese di pensione per tutti. No, lo possiamo dire, Silvio Berlusconi ha promesso in campagna elettorale 1000 euro, le minime. Non mi pare che gli altri gli abbiano sparato addosso. Sostenuto, assolutamente. Allora, 1000 euro al mese. Oggi un 80enne, quelli che hanno lavorato, quelli che hanno creato le nostre condizioni, percepisce mediamente in provincia di Treviso 900 euro al mese, lordi. Quindi se io creo le condizioni per cui tutti abbiano il diritto ad avere almeno 1000 euro di pensione al mese, qualcuno mi deve spiegare perché i giovani dovrebbero lavorare in regola. Cioè lavorare in regola vuol dire pagare tasse e contributi e crearsi una posizione pensionistica. Noi oggi reggiamo nel Covid l'abbiamo affrontato perché c'era la sanità pubblica, perché c'è qualcuno che paga le tasse. Oggi le difficoltà derivate dal Covid sono la fortuna della sanità privata, perché siccome non abbiamo formato medici a sufficienza, oggi siamo in difficoltà con le liste d'attesa, esatto. E siccome la salute viene prima, tutti vanno nel privato. Sono le famose prestazioni galleggianti. Ve ne sono diverse, si sta cercando, oltre alle liste d'attesa ci sono anche le prestazioni galleggianti, quelle che hanno una priorità in ricetta rossa, una priorità però che non si riesce ad evadere, ad esaudire e quindi rimangono così in attesa. Le persone che però hanno bisogno di curarsi evidentemente contattano. Ma non è privato. Ecco, pensate che per una cataratta, che è un tema tipico degli anziani, se uno deve operarsi va da un minimo di 3-4 mesi a un anno, in provincia di Treviso, nei vari enti ed ospedali. E la cataratta non è altro che la perdita, quindi si offusca la vista e uno pian pianino perde la propria autonomia, con difficoltà anche a guidare. Pensiamo che nelle famiglie gli anziani vivono da soli e se non possono guidare, oltre che a non vederci, hanno anche... Cioè, sono cose per cui... cosa fa uno così? O gliela fai, gestisci, altrimenti deve andare sul privato. Ed è un po' il contrario di quello che era il dettato e i ragionamenti che faceva Tina Anselmi prima. Cioè il diritto universale alla sanità è per tutti, qua c'è un piccolo problema, cioè ad oggi proprio la carenza di medici su cui sta creando serie difficoltà dal punto di vista organizzativo, con grosse responsabilità per chi ha assunto queste decisioni, e oggi mette i decisori, gli organizzatori, cioè io non posso che fare i complimenti a chi oggi sta organizzando la sanità, perché fare le nostre coi fichi secchi è dura, cioè se non hai i medici te li devi organizzare. Voi avete iniziato una battaglia aggressiva, no? Ma non abbiamo alternative, noi rappresentiamo il bisogno vivo, la carne viva.
Cioè il non operarsi una cataratta vuol dire mettere in isolamento la persona e non vederci. Uno provi a stare con gli occhi chiusi e vede che effetto fa, insomma. Quindi pian pianino si offusca la vista e pian pianino perde la propria autonomia. Cioè, sono cose su cui citiamo questa, ma potremmo citarne altre, insomma, le operazioni più... Loro riescono a garantire tranquillamente le emergenze, quelle più vive, sul resto dopo fanno quello che possono. Insomma. In ultima battuta, Paglini, 25 aprile ieri, una festa che non ha mancato di essere ancora una volta divisiva, le contestazioni nella piazza di Vicenza a Rucco e Donazan, poi alcuni giornali hanno anche titolato... i 10 minuti di Meloni per quei 10 minuti di sua presenza alla festa della liberazione. Insomma, secondo lei il fatto che sia una festa divisiva è alimentato dai giornali o ancora la festa della liberazione non riesce ad unire questo paese? Ma guardi, allora, la mamma degli stupidi è sempre incinta purtroppo, quindi le stupidità stanno da una parte e anche dall'altra. C'è un tema però che secondo noi oggi è pericoloso, pensare di equiparare chi ha fatto la resistenza con chi ha combattuto la dittatura, perché tanto era una guerra e no. Noi dobbiamo prima di tutto, e mi pare che su questo con grande fatica la Premier, il Presidente del Senato, insomma qualcosa hanno detto. Credo che ci sia bisogno di chiarezza. La dittatura ha scritto una pagina nera, oltre che per il profilo politico, il colore politico della storia del nostro paese, la resistenza ha salvato la democrazia del paese e ha costruito le condizioni per cui oggi poi possiamo vivere in democrazia e in libertà. C'è bisogno però di superare questa situazione, quindi anche chi sta dalla parte della ragione, perché c'erano chi aveva ragione e chi aveva torto, credo che oggi ci sia bisogno di scrivere una storia diversa al nostro paese. Non c'è stata una resistenza di serie A, una resistenza di serie B, c'è stato un movimento di resistenza che era composto dal 50% da partigiani che appartenevano all'area del Partito Comunista, il 20% al Partito d'Azione e il 30% alla Democrazia Cristiana. Cioè la resistenza è stata multicolore, plurale, ma se non ci fosse stata quella resistenza così non avremmo sconfitto il fascismo. Certo. Allora io credo che questo debba essere la presa di coscienza, di consapevolezza di tutti oggi, perché di resistenza, di storia della nostra Repubblica, della liberazione, c'è bisogno di parlarne ai giovani, coltivare la memoria, perché non succedano i fatti che sono successi, perché non è scritto da nessuna parte che non possano risuccedere. Abbiamo visto anche in Europa cosa è successo recentemente, esatto, con la guerra tra Russia e Ucraina. Che sta continuando ad alimentare il dibattito. Però io credo politico. Che tutti quanti debbano guardare oltre, quindi c'è bisogno di scrivere una pagina nuova, diversa, perché stare fermi sulla discussione tra chi aveva diritto e chi aveva torto non fa il bene del paese, perché nel frattempo non si fa la lotta all'evasione fiscale, non si tutelano le pensioni, non si tutela la sanità, la scuola, la forza lavoro, tutti i temi che secondo noi sono fondamentali e che, ripeto, li porteremo in piazza il 6, il 13 e il 20 maggio e poi in una grande manifestazione a giugno, sperando che il governo prenda coscienza che c'è un mondo del lavoro e dei pensionati che ha bisogno di risposte. Grazie Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL, Belluno Treviso, Franco Marcuzzo per l'FNP CISL, grazie per essere stati con noi. Tutti i temi che in qualche modo anticipiamo per questo 1° maggio che è alle porte, i temi del lavoro, i temi della dignità e soprattutto delle pari opportunità nella vita e nel lavoro per uomini e per donne. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, pubblicità, poi a seguire il dibattito politico. Vi aspetto. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione torna ad aumentare e il tempo migliora. Il dettaglio di mercoledì 26 aprile. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà più sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra 3 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o velato. Sulla zona montana non esclusi nel pomeriggio occasionali e deboli piovaschi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino, Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente più soleggiato con alcune velature in transito.
Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. Siamo alla seconda parte, quella dedicata al dibattito politico. Un aggiornamento doveroso per la notizia di cronaca con cui abbiamo aperto questa edizione dei nostri notiziari, il duplice omicidio. L'ANSA batte alcune notizie che in qualche modo la nostra Valentina Visentina aveva anticipato nel suo collegamento di questa mattina. Va ricercato nei problemi di droga e nella continua necessità di ottenere soldi da parte delle due vittime il movente del duplice omicidio scoperto di Verona, per il quale ieri notte è stato fermato il figlio della coppia di anziani trovati uccisi, Osvaldo Turazza, 55 anni, e la moglie Vilma Vezzaro, 73 anni. Queste sono le prime indicazioni. Dunque, il figlio in questo momento è stato sottoposto a fermo, il movente potrebbe essere proprio i problemi di droga di cui soffriva e che richiedevano la necessità di chiedere soldi continui ai genitori. Apriamo il dibattito politico, ringrazio e saluto gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio e quelli che si sono collegati, ve li presento. Giuseppe Bisetto, Popolo della Famiglia, buongiorno. Buongiorno. Salve Giuseppe, ben ritrovato. In studio poi abbiamo Gino Balbinò, Fratelli buongiorno d'Italia. Buongiorno Gino, grazie. In collegamento Giovanni Risato per la lista Volt. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Attivi l'audio perché forse io non l'ho sentita, vediamo, riprovi con l'audio, magari aveva il microfono spento. Intanto saluto Giuliano Guidotto per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Giuliano. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo con voi dal 25 aprile, ne abbiamo parlato adesso con il segretario generale della CISL Massimiliano Paglini, una festa che in qualche modo continua ad essere divisiva. La piazza di Vicenza ieri è stata fischiata, è stato fischiato il sindaco Rucco, era presente anche l'assessore Donazzan, peraltro sotto scorta. Partirei proprio da lei allora Balbinò, Fratelli d'Italia. Donazzano sotto scorta, una piazza, una manifestazione fischiata. Allora che la Donazzan possa essere persona che rappresenta con una verve particolare quelli che sono i suoi rapporti con alcune condizioni della nostra nazione, la conosciamo, quindi per carità è meglio scortarla che farla qualche volta aggredire da qualcuno. Poi per quanto riguarda l'aspetto del 25, sì, credo che le discussioni non debbano più trovare spazio su quelle che possono essere. No, credo qualche impostazione sia sottoposto. Chiedo scusa, sta entrando, credo che la regia stia facendo una prova microfono, non vorrei interrompere le parole di Balbinò, quindi ecco, chiedo di silenziare i microfoni anche dall'altra parte, prego. Sì, non ritengo che non ci siano, almeno da parte nostra, alcuni momenti di chiarezza sono stati fatti addirittura dal nostro leader, quindi non c'è bisogno di aggiungere nient'altro, credo. Noi abbiamo un rispetto assoluto della libertà e della democrazia, dei fatti del secolo scorso penso ci sia stato un chiarimento importante da parte proprio di Giorgia Meloni in queste ultime giornate e quindi è una strumentalizzazione politica secondo lei? Diciamo che sono questioni che nascono in periodi particolari, poi si spengono dopo qualche giorno, quindi dire strumentalizzazione politica, io trovo che ci sia una sorta di leggerezza nel parlare di cose così importanti anche da parte di chi osteggia quelli che sono i pensieri di altre persone, ricordando a tutti che la libertà di pensiero rimane ancora inserita in quella Costituzione che tutti amano e a volte qualcuno tenta di usare strumentalmente. Quindi se qualcuno ha un pensiero diverso ma in quel momento decide di rappresentarlo senza ostilità particolari, non capisco perché ogni volta venga ritirata, addirittura deve dire di non essere fascista. Non è fascista come non lo siamo noi, in quanto nati soprattutto in periodi in cui la democrazia era talmente vivace che ci permetteva di confrontarci con quelli che erano eventualmente antagonisti politici. Bisetto, questo bisogno, questa richiesta che arriva da più parti di dichiararsi antifascisti, perché ancora oggi quando si celebra la festa della liberazione del nostro paese c'è questa necessità secondo lei? Perché comunque è una festa che riesce ad essere divisiva?
quando di fronte insomma agli ideali della democrazia siamo tutti d'accordo. Sì, ma è divisiva perché appunto c'è chi ha bisogno di sentirsi antifascisti, chi ha bisogno di dichiarare le identità in maniera sempre più forte, e naturalmente questo non favorisce certamente il dialogo nella comprensione di un fenomeno storico che è già stato ormai vecchissimo e di cui fra l'altro i nostri giovani poco sanno e poco magari vogliono anche sapere, ecco. Però, lei ha questa percezione che sì, ci sia una sì, grande distanza? C'è ormai una distanza enorme, siamo solo noi adulti che facciamo confusione, che facciamo, ecco. Io voglio solo ricordare una cosa: il nostro candidato sindaco non ha potuto partecipare il 25 alla festa perché il 25 lui, essendo nativo di Mussolino, questo paese del Vicentino, è stato bruciato due volte nel 1944 con 17 morti. Fra l'altro il suo zio Penna era un partigiano ed è quello che ha preso le armi dei tedeschi e poi lasciandoli partire senza armi e senza, ecco, quindi è mancato alle celebrazioni, ma perché nella sua famiglia c'è questo ritrovamento, questo voler ricordare Penna eccetera e poter vedere. Per tornare al 25 nostro attuale, mi pare che noi dobbiamo cominciare non solo a dialogare e a capire cosa è stato, perché è giusto che così sia, ma poi dobbiamo cominciare veramente a ottemperare. Bene ha fatto la Meloni, a mio giudizio, a calmare le acque e dire va bene, quello che è stato, noi non dobbiamo più ricordare quei fatti, quegli avvenimenti, e oggi direi che sempre più dobbiamo anche capire che la necessità è quella di riuscire a capire non tanto che era passata una guerra, ma che c'è stata una ricostruzione bellissima, infinita, forte, gloriosa, valorosa per noi italiani. Grazie. Posso rubare solo una battuta? Prego, dopo andiamo da Chi risalto. Come noi ha una certa età si ricorderà che nell'immediato dopoguerra, fino agli anni Ottanta, c'era una delle cose importanti e basilari su chi ha creato poi questa democrazia nel paese, che era l'anticomunismo. Noi non ne parliamo, io non capisco perché ogni volta si parli di quello che è nel dimenticatoio da parte di tutti oramai. Un attimo, vorrei andare da Giovanni Risato. Volt, la dialettica che stiamo seguendo, che abbiamo visto, che in qualche modo si sta creando anche qui in studio, no? Sulla data del 25 aprile. Ma insomma, al di là delle polemiche, sicuramente il fatto di dichiararsi antifascisti non dovrebbe destare imbarazzi, ecco. Questa è una cosa che importa anche a noi giovani, anche a noi ragazzi, ed è molto importante. Dopodiché il 25 aprile è una data importante in Italia, e ci sono tante date importanti in Europa perché è una resistenza che è stata portata avanti in tutta Europa. E, insomma, chiaramente infastidisce sempre che ogni anno ci sia una polemica, ci sia un imbarazzo da qualche parte, ci sia la voglia di rivendicare, di essere dalla parte giusta della storia, in un momento in cui, soprattutto quando sono passati tanti anni e dovremmo ricordare ciò che è successo, ma soprattutto alimentare un senso di coesione, di riappacificazione, ecco. Mi sento di dire questo, che comunque anche i giovani interessa, anche i giovani interessa, ed è importante che interessi alla nostra generazione e alle generazioni future, perché no, si dice spesso, quello che è successo una volta può ancora succedere, quindi non va sottovalutato. E dopo infatti parleremo della sanità legata alla riforma di Tina Anselmi. Giuliano Guidotto, un passaggio anche con lei sul 25 aprile, lei dov'era e come commenta il dialogo che comunque c'è stato attorno a questa festa ieri tra le varie forze politiche? Guardi, io le dico, ero a Budapest e le dico anche che ero a Budapest e mi sono preso 3 giorni di vacanza. E proprio in questa città ho visitato una delle moschee, vorrei dire, mi sembra, se non erro, la più grande moschea che abbiamo in Europa, e dove ho con una guida assistito a tutta, diciamo, la parte che ben potete capire, insomma, di spiegazione, spiegava la storia, la Shoah, i 600.000 morti ungheresi. Detto questo, mi spiace che
una persona brava, competente come Bisetto, che io conosco, forse lui non si ricorda perché io sono di Cannizzano, ma la sua attività è iniziata facendo catechismo, insegnava catechismo, è andato avanti negli anni, che dica che ai giovani non interessa. Non è che ai giovani non interessa, i giovani devono conoscere la storia. Se poi noi, non sono molto più giovane di voi, forse qualche anno, se poi noi siamo nati in un periodo dove il fascismo bisognava dimenticarlo assolutamente e l'ex, la Democrazia Cristiana, non l'ex, ci inculcava che i cattivi erano i comunisti, questo è un altro discorso. Ma la storia della guerra, il fascismo, il ventennio fascista, Mussolini, Hitler e tutti quelli che conosciamo benissimo hanno segnato la storia che non possiamo dimenticare. Il 25 aprile è una giornata di liberazione, è una festa che deve essere fatta tra tutte le forze politiche. Il fatto di chiedere alle forze di destra, soprattutto Fratelli d'Italia, perché sono loro il punto di tutti questi discorsi, di proclamarsi, di dire siamo la parola proprio, vorrei sentire da un La Russa, sono un antifascista, che poi alla maggior parte delle persone non interessa, non importa, ma non lo è, questo è il punto. Pertanto io credo che, per chiudere, ai giovani vada spiegato, ai giovani interessa la storia, poi è chiaro che dobbiamo pian piano lasciarcela dietro, dobbiamo vivere e pensare ai problemi che abbiamo quotidiani, ma una festa nazionale come il 25 aprile va festeggiata tutti assieme senza tanti né se e né ma. Questa è la mia opinione. Vuole rispondere Balbinò? Ma cioè, credo che non ci sia è bisogno. È così difficile per chi è iscritto a Fratelli d'Italia proclamarsi antifascista? No, non credo che ci siano difficoltà, ripeto, io stimolare le persone a dire quello che magari in quel momento non ha senso dire, perché rimane nel nostro DNA, credo che sia, tra virgolette, una cosa assolutamente leggera. Io, ripeto, ha fatto riferimento a quanti morti ci sono stati, non vorrei dire che l'anticomunismo non è una cosa da non ricordare, visto che ci sono stati centinaia di milioni di morti in dittature di sinistra. Eppure io non è che mi preoccupo che qualcuno mi dica è diventato un anticomunista. Sono affari che hanno... Posso dire, se uno dovesse dire anche sono antifascista, bisognerebbe vedere che cosa ha dentro. Quindi l'importante è che i suoi comportamenti diventino qualcosa che si rivolgono assolutamente a una libertà civile che deve esistere e a quella che è la democrazia. Ha ben detto Giorgia Meloni che, parlando di democrazia, visto che loro dicono chi è fascista non può essere democratico, a sto punto l'ha detto lei, essendo il nostro leader, che è antifascista. Vorrei fare un parallelo, in qualche modo raccontarvi questo paradosso. Tina Anselmi, che è stata ovviamente ricordata ieri, ha firmato la grande riforma del sistema sanitario nazionale perché tutti avessero diritto, ci fosse una parità nel poter avere le cure sanitarie. Oggi, ne parlavamo prima con il sindacato CISL, è stata avviata una raccolta firme perché a causa della mancanza di personale, a causa insomma delle grandi liste d'attesa che vi sono nel nostro sistema sanitario, c'è una grande fuga verso il privato. Quindi dobbiamo salvare la nostra sanità a 70 anni dalla firma del rinnovo del sistema sanitario nazionale con il ministro Tina Anselmi. Partirei da lei. Qual è il grande problema oggi nella nostra sanità e come si può intervenire? Beh, il problema è stato un problema innanzitutto, è stato un fatto storico quando si è continuato all'interno delle università a bloccare il numero chiuso, cosiddetto numero chiuso nelle facoltà di medicina. Si comincia da lì a cominciare, non si capisce bene questa scelta e poi attualmente ci troviamo appunto con la scarsità sanitaria determinato dagli operatori sanitari a tutti i livelli, dei medici, infermieri, anche i semplici OSS, che semplici non sono perché sono quelli che lavorano più a contatto con i malati. Quindi c'è un grosso problema da questo punto di vista. È chiaro che noi dobbiamo tenere duro e capire che invece la sanità è per tutti. Non è possibile andare come così sembra verso una sanità solamente privata. Ecco,
cosa bisogna fare? È chiaro che coloro che hanno in mano le redini della sanità pubblica a livello regionale soprattutto si facciano portavoce sempre più forti di creare questi posti, di cercare il personale e soprattutto di pagare il personale, perché scappano, perché non sono pagati. Ecco, questo è il grosso problema. Qual è la vostra proposta su Treviso? Perché mancano i servizi territoriali. Qual è la vostra proposta su Treviso? Su Treviso città o a livello regionale, la proposta l'abbiamo già fatta e formulata, è quella di cercare anche all'estero e di fare sì che vengano equiparate sempre più anche le lauree per i nuovi operatori che devono essere. Finalmente questo governo ha dato dei flussi che sono stati raddoppiati dai soliti 40.000, si è passati ai 98.000, di varie categorie, no? Dai muratori, agli alimentaristi, sempre turismo, sempre l'agricoltura, però mancano queste figure dei medici, mancano di nuovo. Si era fatta una sanatoria 6 anni fa, mancano addirittura semplicemente le badanti, le colf, manca ancora questo, non si capisce perché non si è ampliato il raggio di influenza e di adesione sul nuovo criterio dei flussi. Quindi secondo me, se mancano qui, primo, bisogna rivedere tutto quanto il sistema sanitario dal punto di vista economico per gli operatori. Secondo, bisogna allargare. Terzo, bisogna dire all'università sfornate di più, dovete sfornare di più. Via numero chiuso. Balbinò, la sanità, nello specifico i servizi anche del territorio. Ma io credo che quello che è stato messo poi anche in questo programma, che può essere condiviso o meno da parte del candidato sindaco e che noi condividiamo appieno, sia quello di voler creare dei centri di ascolto importanti per verificare quali sono le deficienze, tra virgolette, delle strutture sanitarie. Dopodiché da lì diversificare su quelli che sono gli strumenti di indagine attraverso quello che può essere la telemedicina, piuttosto che quella che è la vicinanza di alcuni operatori della sanità rivolti a quelle che sono le strutture private, nel senso non private come struttura privata ma come abitazioni. Ci sono gli assistenti sociali che già secondo me abbastanza conoscono, dovrebbero integrare questo con quelli che sono poi accordi diretti con le ASL in modo tale che ci siano queste attenzioni. È vero, attenzione però una cosa, che la sanità ha dei costi enormi. Pensare che in questo momento, io non sono un esterofilo, quindi preferisco che ci siano i medici che vengono riconosciuti attraverso corsi italiani, tant'è che ce li invidiano tutti perché abbiamo delle formazioni più importanti che non paesi che in questo momento hanno visto la richiesta di medici o di infermieri da altre realtà, vuoi europei piuttosto che extraeuropei. Quindi io sono del parere che bisogna formare questo personale. Dopodiché io ho assistito a delle piccole cose, rappresento un pezzetto che discuterò nel momento in cui avrò la qualità per farlo. Sono stato a Borgo Cavalli tempo fa e io ho un deficit visivo e mi sono trovato nella difficoltà di accedere perché hanno voluto, penso scientemente o coscientemente, togliere quello che è la parte audio che indica quali sono i numeri in quel momento da seguire e a quale sportello accedere. Ho chiesto, mi hanno detto che era fastidioso per gli operatori. Ecco, io spero che gli operatori prima o poi comprendano. Io facevo il poliziotto e rendere un servizio non deve essere un obbligo, un qualcuno che ti deve dire lo devi fare, perché ritengo che quello sia un servizio per la cittadinanza e soprattutto per le persone con fragilità particolari. Quindi bisogna rivedere un attimo personalmente l'aspetto di come seguire le persone. Difficile convivenza, insomma, no? Sì. Di chi lavora e di chi deve usufruire di un servizio. Giovanni Risatto, volte chiedo a lei. La ricetta per la sanità e i servizi sul territorio, che cosa può fare evidentemente un'amministrazione comunale? Diciamo, l'amministrazione comunale forse ha competenze ridotte rispetto alla carenza di medici, no? C'è una sorta di collo di bottiglia all'uscita delle università, insomma, di medicina, mancano molte borse di specializzazione e per cui si fa fatica proprio a trovare medici e quei pochi che ci sono si assumono con contratti anche molto remunerativi, no? Per riuscire ad attrarli e diventano anche poco efficienti, diventano una spesa quasi poco efficiente rispetto a quello che dovrebbe essere gestito non in emergenza. Rispetto a quello che può fare un comune, può fare un sindaco,
nelle proposte di Giorgio De Nardi c'è quella di attivare dei presidi di quartiere in cui possono trovare luogo anche diciamo dei presidi sanitari, quindi poter incontrare in un luogo che può assumere le forme di un ambulatorio eventualmente anche infermieri o assistenti sociali, insomma riprendendo anche altre proposte. Rispetto proprio alla competenza comunale si può anche fare molto per prevenire, quindi prevenire problemi alla salute provenienti ad esempio dall'inquinamento, sicurezza stradale e anche tutti quei supporti per chi magari soffre di una disabilità o di un problema e quindi segnali acustici per esempio anche alle fermate degli autobus o negli autobus, che sono tutti supporti importanti che semplificano la vita delle persone e diciamo anche alleggeriscono poi l'impegno per le persone che devono occuparsi di curarle. Quindi lavorare anche sulla prevenzione. Guidotto, sono da lei, dopo eventualmente facciamo un secondo giro, ma ho diversi temi che vorrei affrontare con voi. Guidotto, la ricetta per la sanità, per il Movimento 5 Stelle. Guardi, io farei un passo indietro, perché qua il problema non è il comune, non è che possa fare più di tanto sulla sanità, questo mi sembra chiaro. Dobbiamo pensare che c'è stata una manifestazione pochi giorni fa, decine di giorni fa, a Vicenza, dove hanno partecipato decine di migliaia di persone per la sanità pubblica, la manifestazione proprio per dichiarare fortemente a gran voce che la sanità deve essere pubblica, parlando appunto di Tina Anselmi. Qui abbiamo un ventennio di governo della regione che ha portato la sanità a quella che siamo oggi, semplice. L'avete detto anche voi pochi giorni fa, erano circa una trentina i centri privati a Treviso, parliamo che sono oltre 160 adesso. È chiaro che se io studio, ve lo dico proprio spassionatamente, se io studio e voglio fare l'infermiere piuttosto che il medico e vado a lavorare in un centro privato dove inizio alle 8 del mattino e finisco alle 3 del pomeriggio, chi me lo fa fare andare a fare pronto soccorso all'ospedale? Chi me lo fa fare andare a fare i servizi notturni in ospedale, per dire, o in una struttura pubblica, peraltro sottopagato rispetto a una struttura privata, perché abbiamo contratti indecenti, penso ai contratti per gli OS, che stiamo rivedendo a livello del Movimento 5 Stelle, a livello nazionale. Abbiamo fatto molte interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto delle proposte di legge. Il comune può fare per la sua parte, creando diciamo dei centri di assistenza. Ma questo ce l'avevamo, penso al quartiere di Santa Maria Mestensile, c'era l'USL, c'era l'ufficio della ASL, dove si potevano trovare 20 anni fa o 30 anni fa, trovavi chi ti dava un aiuto prima di magari poter accedere al pronto soccorso o una visita in ospedale. Filtrare queste cose qua. I medici, come diceva un suo ospite della CISL che aveva prima, va un medico in pensione, tutti i suoi pazienti vengono passati a un altro medico. Solo per andare dal medico di base il giorno d'oggi servono almeno 10-15 giorni di appuntamento, prima non c'è allora, possibile. Ti dice se hai problemi vai al pronto soccorso, vai dalla guardia medica. Allora stiamo sulla prevenzione, parliamo della qualità della vita. Brevemente, prima di andare in pubblicità, un giro con tutti, come aumentare la qualità della vita a Treviso? Da dove partire? Ma è molto semplice, aumentando i servizi è la cosa però più semplice da fare. Però bisogna scegliere, perché i soldi certo. Non ci sono. Da dove parte allora lei? Cosa sceglie? Ma innanzitutto si sceglie dalla vita e dalla famiglia. E siamo ancora l'ultimo stato in Europa in cui gli assegni familiari sono ancora irrisori nonostante che siano stati aumentati. I miei cugini a Grenoble in Francia mi dicono sempre: grazie ai nostri tre figli noi abbiamo avuto per 30 anni 800 euro prima 800.000 franchi, e con quelli noi abbiamo pagato la casa, il mutuo della casa mia, nostra, e anche quella del nostro figlio. Politiche per la natalità, ma anche le politiche di cui adesso si è parlato per gli anziani. La nostra città è una città di anziani ormai,
non c'è altro. E quindi è chiaro, bisogna avere un occhio di riguardo. Quando ero consigliere comunale ai tempi della Democrazia Cristiana, io sono un democristiano prestato al popolo della famiglia, il budget per gli anziani, per esempio per le case dei poveri, erano miliardi e miliardi di lire. Oggi non ci sono, non c'è questo budget paragonato oggi all'euro. Quindi non c'è questa possibilità. Dove sono finiti quei soldi? Dove sono stati... Chi ci ha giovato? Forse si è pensato di più a fare strade, a fare fiori sui ponti, o che so io. Ma io voglio ricordare che una città non è fatta di case, di piazze, di strade. È fatta di persone umane, di uomini, di ragazzi, di giovani, di anziani. Questa è la città. Qualità della vita a Treviso, Balbinò? Oddio, io ho lavorato un po' in tutta Italia, credo che la qualità della vita di Treviso sia perfettibile, molto, anche volendo, ma sotto l'aspetto soprattutto dell'aspetto della qualità della vita per le persone che ci vivono, credo che ci sia bisogno di rinforzare quello che è la vivibilità del centro, renderlo vivo, renderlo veramente senza pericoli di alcun tipo. Oggi vedere anche dei ragazzi che trovano come miglior sistema per passare un pomeriggio quello di incontrarsi per picchiarsi e mettere in difficoltà le persone che vanno a fare un giretto per la città, credo che sia un qualcosa che va rimesso in quelli che sono i canoni normali. Dopodiché, per quanto riguarda quello che è l'aspetto dei fondi che vengono inseriti nel contesto di quella che è una sistemazione della vita nella città, in questo momento, poi non me ne vogliano, ma nel programma ci sono già tantissimi punti, tra cui quella che è la sistemazione di strade, che non sono ultime se vediamo quello che è successo ad esempio qualche tempo fa a Roma, dove le strade erano lasciate a se stesse, portavano a una mortalità e a un'impossibilità di gestire quello che è la vita comune delle persone che vanno al lavoro, che si spostano per varie attività. Quindi già gestire quello, secondo me, è una cosa abbastanza dignitosamente buona per un programma. I centri di ascolto e di assistenza su, come si diceva prima, Santa Maria di Sala, Santa Maria del Sile, stanno per essere ripresentati come programma. Il problema credo che venga rivolto anche a quello che è l'aspetto del PNRR. Se attraverso questa importante disponibilità economica si può arrivare a creare questo, perché ben si sa che il PNRR, tanto messo in discussione, a volte ti dà dei dettami importanti per cui se esci da quello non riesci a portare a casa quello che serve per in quel momento nel comune piuttosto che nella grossa città. Vado da Giovanni Risato, Volt. Quali ricette per aumentare la qualità della vita in una città come quella di Treviso? Partendo dall'invecchiamento attivo, si parlava della città di vecchi, no? Ecco, servono alcuni servizi che possono rendere più semplice l'autonomia delle persone anziane, quindi mezzi pubblici con una cadenza più frequente, insomma con maggiore frequenza, che siano molto più accessibili per l'ingresso nei mezzi, appunto, quindi tutti i mezzi dotati di pedane, marciapiedi sicuri per accedere. Ancora spazi pubblici, va bene nel centro, noi siamo molto favorevoli a pedonalizzazione del centro con maggiore coraggio, siamo fermi da qualche anno e il piano che c'è e che si spera verrà approvato presto non è ancora molto coraggioso, le piazze restano parcheggi. Ma non basta il centro, anche nei quartieri avere delle piazze, dei parchi, dei percorsi accessibili e sicuri per chi si muove a piedi, in bici o con altri mezzi che non siano l'auto, sono molto importanti. E ancora rispetto a servizi, qualità della vita magari per i giovani, si torna un po' al tema dell'accessibilità della casa e delle politiche per la famiglia, che non sono per forza quelle del sgridare i giovani perché non fanno figli, ma ad esempio rendere più accessibili economicamente gli asili, e in quest'area d'Italia sono meno accessibili rispetto alla media europea e ce ne sono meno. Se dovesse identificare una priorità, visto che poi insomma i soldi sono pochini, soprattutto quelli delle casse comunali, quindi bisogna decidere dove posizionarli, una priorità? Ma insomma sono pochini, ma ad esempio qualche settimana fa Salvini è venuto promettendo 80 milioni per fare 2 chilometri di tangenziale. Se quegli 80 milioni si volessero spendere per aumentare la frequenza degli autobus non ci darebbe fastidio, quindi priorità è sicuramente spazio pubblico più accessibile, più verde e più a misura d'uomo. Grazie. Questa è la priorità.
Grazie. Giuliano Guidotto, Movimento 5 Stelle. La mobilità, beh, è una parte molto importante della nostra vita, insomma, già quando veniamo al mondo iniziamo a muoverci, perciò dobbiamo pensare da lì. Servono le scuole materne, servono gli asili, serve dare priorità ai giovani. I giovani devono fare coppia, devono sposarsi, devono avere figli. Il comune cosa può fare? Deve incentivare questo. Intanto deve dare la possibilità ai genitori di poter, tra virgolette, lasciare i figli, per esempio alle scuole materne. È impensabile che ci sia sempre il nonno alle spalle, anche perché parlando di pensioni future difficilmente ci saranno nonni pensionati che possono aiutare i genitori, se faranno già fatica a vivere con le pensioni che percepiranno se andiamo avanti di questo passo. Detto questo, è ovvio che la mobilità è un punto fondamentale. Viviamo in una regione, in un comune nello specifico, dove l'inquinamento è una cosa spaventosa. Siamo la regione più inquinata d'Europa. È chiaro che non è che levando la mobilità a Treviso si risolva l'inquinamento. Bisogna pensare, avere pensieri lungimiranti che possano dare spazio a tutte quelle iniziative. Penso, come diceva il collega prima, piuttosto che spendere 80 milioni dal quarto lotto di una tangenziale, incentiviamo il trasporto pubblico, facciamo questa nuova autostazione di mobilità urbana che a Treviso non esiste. La mobilità vive sotto un cavalcavia, tra virgolette. La stazione Siamice è antica e potrebbe nascere una piazza molto importante per Treviso. Portare fuori a questa autostazione, penso, è notizia di oggi. Abbiamo restaurato e dato questa concessione a Amazon, al mercato ortofrutticolo, un capannone chiuso e non si sa perché, non si sa per quanto, che incentiva inquinamento, traffico e tutto. Sì, forse una sessantina, un centinaio di posti di lavoro, però non possiamo pregiudicare la nostra vita per i posti di lavoro, dove si può benissimo trasportare l'autostazione con tutti i suoi parcheggi, con tutti i relativi annessi e connessi. Questo. Poi è ovvio che il fatto dei soldi, uno dice sì, ma tutto questo è bello, ma i soldi, il PNRR, 209 milioni di euro, miliardi di euro che abbiamo portato a casa dall'Europa, per poterli spendere servono persone competenti. Il comune dovrà assumere sicuramente delle persone capaci, atte a svolgere questa attività di richiesta di questi fondi. Non possiamo pensare di perderli. Questi sono soldi che ci servono per cambiare la nostra vita e le nostre città, Treviso in primis. Grazie, grazie Guidotto. Allora io devo andare in pubblicità. Al rientro, visto che si è nominato il PNRR già qui in studio, insomma qualcuno voleva dire la sua, partiremo da qui e partiremo dalla regione, la terza regione più inquinata d'Europa, quindi anche qui una ricetta dalle domeniche ecologiche alla pedonalizzazione, alle piste ciclabili, insomma una ricetta con un pacchetto di soldi a disposizione per provare a dare una qualità dell'aria migliore ai cittadini. Pubblicità e poi di nuovo qui in prima edizione. Ben ritrovati, prima edizione, ultimi 15 minuti per stare insieme. Il dibattito in realtà durante la pubblicità è già iniziato qui in studio ad Antenna 3. Giuseppe Bisetto, dove è finito l'assessorato alla gioventù, diceva prima, e che senso ha puntare così tanto sulle piste ciclabili? Vuole contestualizzare questo ragionamento? Ma una cosa molto semplice, no? Allora, stiamo andando verso un impatto sempre meno forte nella città, perché le macchine elettriche cominciano a prendere piede, eccetera. Quindi dov'è il problema di chiudere il traffico, di fare questo? Agevoliamo invece questo nuovo modo di vivere, di essere attraverso l'elettricità e cose. Quindi cosa serve chiudere e fare? Sì, vabbè, quando quindi un certo momento la pedonalizzazione non la farebbe. Ma io no, incentiverei l'elettricità, il muoversi con l'elettricità, dai monopattini elettrici alle biciclette, alle auto elettriche. Perché bisogna chiudere e fare? Perché discontinuare a distruggere i grandi viali, viale Fellingsent, per fare una pista ciclabile ai tempi di Gentilini e poi non ci va nessuno? Adesso viale Europa si distrugge, la strada più grande che potrebbe diventare il centro del, del,
di una nuova città, ecco, secondo anche un vecchio piano regolatore, e invece si è distrutto. Quante biciclette ci vanno? Quanti pedoni ci vanno? Io lo faccio spesso e volentieri, non mi pare che sia dovuto distruggere la strada più grande per che cosa? Per muoversi in quale modo? Dobbiamo incentivare un altro modo, chiudere l'impatto dell'inquinamento attraverso quei modi nuovi che qui ci sono, quindi non ci sono. Giovani, anziani, mi viene in mente il povero assessore Lucchi, morto di una morte di cui ancora non abbiamo capito neanche perché cosa. È stato colui che ha iniziato l'assessorato alla gioventù. I ragazzi che venivano portati per la prima volta attraverso il CAI, associazioni alla montagna, che venivano fatte, ecco, si era cominciato di fare i crest comunali, la partecipazione. Tutto questo lavoro, tutto questo modo di fare, di essere, di vedere e di incentivare, ecco, io non lo vedo, vedo molta attenzione su strutture, eccetera, ma non vedo la partecipazione per i giovani, per gli anziani, per l'uomo d'oggi, per le donne, perché ci sia la vita, non una città dove ci sono più morti che nascite, ma bisogna incentivare e creare la vita. Questo è il programma del Popolo della Famiglia. Chiedo anche a lei, allora, qualità dell'aria, come fare, dove intervenire? Allora, non vorrei, e parliamo anche di giovani a questo punto. Non vorrei sembrare uno che va controcorrente. La percentuale di inquinamento dato dai mezzi è assolutamente residuale di fronte a quella che può essere eventualmente la qualità delle caldaie all'interno di una città, piuttosto che le aree industriali adiacenti a quelle che sono le nostre città. Dopodiché, ben vengano i 2 milioni per fare il pezzo di tangenziale, se a quelli aggiungiamo altri 2 milioni per fare qualcos'altro, che sicuramente Treviso, qualche pista ciclabile probabilmente potrebbe farla utilizzando meglio il centro, e sicuramente non Viale Felicent, dove veramente è poco utile quel percorso, ma altri percorsi in città probabilmente hanno bisogno di esserci, così come le colonnine per i mezzi elettrici. Devo dire anche una cosa, io sono uno che si muove assolutamente a piedi con i mezzi pubblici che alle 10 di sera hanno uno stop, rendono impossibile arrivare o uscire dalla città, anche per quelli che possono essere attività turistiche che permetterebbero di ravvivare la città. Dopodiché una buona educazione da parte dei ciclisti che vengono contromano senza ricordarsi che l'educazione vale per tutto e per tutti, penso che sia qualcosa di assolutamente dignitoso. La pedonalizzazione, secondo me, sì, per una parte, anche perché potrebbe far riprendere in mano quella che è un po' una parte tranquilla dove girano mezzi a volte con disattenzioni assolute, si mette già a rischio il pedone piuttosto che il ciclista. Quindi, dove le toglierebbe lei le auto? Oddio, diciamo che io posso dire, io sono veramente strano, città come Treviso sono un quartiere, diciamo, pedonale di una grandissima città, quindi non dobbiamo sconvolgersi, io non la chiuderei tutta, però la parte, diciamo, di Calmaggiore piuttosto che qualche pezzo verso Piazza Vittoria, visto che in presunzione di questa amministrazione c'è quella di fare un grande park dove da lì arriverebbero tutte le persone dall'esterno per poi avvicinarsi alla città e rendere vivace. Io mi ricordo che quelli che erano i momenti in cui le fiere, o meglio le mostre importanti, portavano delle persone ad andare a girare per la città, per andare ai ristoranti che venivano riempiti finalmente anche sotto l'aspetto delle economie, dovevano rischiare di attraversare in mezzo alle persone, piuttosto che ai mezzi, piuttosto che correre dei rischi che pedonalizzando un pezzo probabilmente risolveremo. Giovanni Risato, sono da lei, qualità dell'aria, le vostre ricette e poi un passaggio sui giovani. Prima parlava anche, insomma, di sgravi negli affitti, se non sbaglio. Sì, sicuramente il tema della mobilità è importante, ma non è quello protagonista. Ogni inverno c'è un'emergenza inquinamento, perché i nostri metodi di riscaldamento sono poco efficienti. Ci sono ancora molte caldaie a gasolio, ci sono caminetti che insomma vengono ancora utilizzati, quindi ci sono tutta una serie di metodi per riscaldarsi che sono molto impattanti dal punto di vista delle polveri sottili. Dopodiché la mobilità non è solo una questione di inquinamento, mi permetto di dire, è anche di qualità della vita. Meno traffico significa meno stress, più qualità della vita, non soltanto meno inquinamento, ecco, quindi è importante tenere presente.
Poi anche il rimboschimento urbano, cioè piantare alberi, evitare di consumare nuovo suolo, permette anche di mitigare l'inquinamento, cioè le piante riescono ad assorbire anche le polveri sottili, non solo l'anidride carbonica. Sulla pedonalizzazione, Calmaggiore, non so se se lo ricordano, ma è già pedonalizzata, già ZTL. Questa amministrazione uscente, quando era all'opposizione, gridava al lupo quando si provava a pedonalizzare una piazza, no? C'era quasi sfottò e molte critiche. Adesso si sono accorti che è utile, che serve, aiuta anche i commercianti, perché la letteratura scientifica dimostra che nelle aree pedonali si è più propensi a entrare nei negozi. Quindi mi fa piacere che si siano accorti, ma sono un po' in ritardo. Chiudo velocemente sui giovani. Sì, uno dei problemi è quello della casa, quindi del rendere accessibile la casa. Soprattutto a Treviso c'è pochissima possibilità di accedere a immobili in affitto. Ci sono due proposte, soprattutto, che Giorgio De Nardi intende applicare. Una è la modulazione dell'IMU, quindi rendere svantaggioso per i proprietari di casa tenere le proprie case sfitte, però allo stesso tempo tutelarli. Molti magari non mettono sul mercato la propria abitazione, il proprio immobile, perché temono insolvenza. Ecco, è già stato fatto in molte altre città un fondo di garanzia che tutela inquilini e proprietari, e si può fare. Grazie Giovanni Risato. Giuliano Guidotto, siamo da lei con la riflessione su come depurare in qualche modo l'aria, restituire un'aria migliore ai trevigiani, e poi un passaggio sui giovani. Guardi, le piste ciclabili, abbiamo visto appunto, come diceva prima il suo ospite, l'era Gentilini con la pista ciclabile che poi non è servita a nulla. Pensiamo anche alla pista ciclabile che c'è in Viale Montegrappa. Allora, secondo me non va lavorato, non va effettuato questo studio, serve uno studio, cioè non va effettuato questa voglia di fare una cosa perché si amministra in quel momento, si vuole fare una pista. Deve essere effettuato uno studio per poter programmare tutta una serie di piste, in questo caso piste ciclabili, che possano servire alla città. Poi è ovvio che non possiamo pensare di creare piste ciclabili ostruendo parti di strada dove già il traffico è congestionato. Allora è preferibile, quello che proponiamo noi, diciamo, abbiamo ampi spazi a Treviso, penso a Viale Feles, a due viali laterali dove riesce benissimo una pista ciclabile, e in quella strada molto larga posso pensare di creare, per esempio da Sant'Artemio, una corsia preferenziale per i bus, dove i bus possano circolare tranquillamente senza fare la coda. Ecco che già incentivo la gente a prendere il bus, perché ci mette meno di un'auto arrivare in centro. È ovvio che se io non propagando o non pubblicizzo questi nuovi sistemi, la gente non prenderà mai bus e saranno sempre vuoti. Questa è una cosa che noi proponiamo e pensiamo. Sul fatto dell'autostazione, no? Allora, penso a Padova, che una decina di anni fa ha portato fuori dal centro l'autostazione. L'autostazione non va pensata come una stazione che deve essere in centro per forza, vicino alla stazione comoda. L'autostazione deve essere in un punto facile e raggiungibile da tutti. In questo caso noi proponiamo il mercato ortofrutticolo. Poi, ovviamente, da là ci saranno i collegamenti con i bus. Uno arriva e va in stazione col bus, arriva, va in aeroporto, parcheggia l'auto, ha lo posto per parcheggiare e il posto per prendere il bus. Questi sono i mezzi pubblici. Poi il fatto dell'inquinamento, come diceva il collega appena adesso, è un problema che dobbiamo pensare a una riqualificazione energetica. La riqualificazione dell'energetica della città è un punto fondamentale, altrimenti è inutile che parliamo di auto o di inquinamento. Questa è la maggior fonte di inquinamento in città, oltre alle caldaie, perché abbiamo un disperdio energetico che è una cosa spaventosa. Da qui un po' il tema delle comunità energetiche, Giuliano, che so essere partite tra le prime proprio a Treviso, se non sbaglio.
è una legge del Movimento 5 Stelle fatta dal nostro senatore Gianni Ginotto, questa, no? Ma e ne stanno prendendo atto molti. Tenga presente che io lavoro in una zona, in un'azienda qui a Pieve di Solego, dove stiamo lavorando già da qualche anno, abbiamo un incontro la settimana prossima e stiamo costituendo una comunità energetica. Questo va a vantaggio di tutti i cittadini. Ridistribuire il superfluo fa abbassare bollette a tutti. Allora, e questo, il comune a Treviso, è una cosa che si deve far carico per tutte le proprietà che ha il comune e incentivare questa. Allora, sono in chiusura. Una cosa sui giovani, scusi, sì, un attimo, sì, sui giovani, sì, che diceva. Velocissimo. Gli affitti, il comune può fare molto. Non possiamo pensare di avere contratti 3, 6 anni, 5 più 1, 6 anni. Bisogna fare contratti flessibili, veloci, che durano il tempo di una stagione di lavoro e dare le possibilità di dare le abitazioni in condivisione, perché i giovani hanno bisogno di spendere meno e condividendo spendono meno. Allora, telegrafici, davvero un sì o un no? Il Park Vittoria, visto che l'abbiamo nominato, in centro storico, Piazza Vittoria, il Park Vittoria, sì o no? Sì, però con altre situazioni periferiche, sempre con la mobilità in cui bisogna garantire il non inquinamento. Comunque i lavori da fare. Sì, senza neanche nessuna discussione. Risatto? No, ci sono posti che costerebbero, per cui i lavori costerebbero meno e non in centro magari, no? Cioè non in una piazza. Guidotto? No, sicuramente in una piazza no, abbiamo parcheggi se pubblicizzati bene da vendere appena fuori muri, tenete presente che si traversa la città da una parte all'altra in 18 minuti da est a ovest e in 15 minuti da nord a sud, non posso pensare di avere un parcheggio in Piazza Vittoria. Ma siamo pari, 2-2 palla al centro, va bene, grazie per essere stati con noi, ringrazio davvero Giuseppe Bisatto, Popolo della Famiglia, Gino Balbinò, Fratelli d'Italia, Giovanni Risatto, Volt, Giuliano Guidotto, Movimento 5 Stelle, grazie per questo bel dibattito, cerchiamo sempre di dare anche noi il nostro contributo a questa campagna elettorale, queste elezioni comunali, per darvi qualche strumento in più per prendere le vostre decisioni e soprattutto per scegliere come sempre di andare a votare. Grazie ai nostri grazie ospiti per essere stati con noi. Grazie. L'informazione grazie torna. A lei, buona giornata. L'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto. Grazie, arrivederci.